Palazzo Grazioli oggi non c'è nessuno, Silvio Berlusconi non è a Roma ma ad Arcore, ma lui prima o poi dovrà fare i conti con il suo partito perché al suo interno volano stracci. Forza Italia in Emilia Romagna è stata doppiata dalla Lega Nord e Raffaele Fitto prima su Twitter e poi sul suo blog chiede l'azzeramento di tutte le nomine, incassando l'appoggio di Daniele Capezzone. E noi siamo andati a cercare gli azzurri nella sede di Forza Italia a Piazza San Lorenzo in Lucina. Si sente responsabile di questa perdita di Forza Italia? Ora ci siamo spostati in Piazza del Parlamento perché è da qui che passano i deputati di Forza Italia, perché in quella strada lì in fondo c'è l'entrata posteriore della sede romana di Forza Italia. Io dico, Berlusconi, se vuoi andare vai, io non ti fermerò. Come dice la canzone, però lasciaci fare il centrodestra. Fitto è un gradino avanti a me e dice: stiamo tutti insieme ancora, azzeriamo e ricominciamo. C'è un'altra canzone, va bene anche la canzone di Fitto. Però lei ha detto: Berlusconi ci lasci, Forza Italia. Certo, se tu non sei più il leader del centrodestra, se tu non ritieni più di poter fare il nostro leader, di portare avanti le nostre cose, quelle per cui la gente ci ha creduto, vuoi fare un'altra cosa, va via e falla, ma noi lasciaci fare il centrodestra. Forza Italia è il partito di Berlusconi, quindi se Bianconi ha un'idea diversa penso che non è Berlusconi che se ne deve andare. Devo sapere come ci si sente dentro Forza Italia, c'è un presidente là. Come ci si sente? Se c'è chi nel partito però chiede le dimissioni dei vertici. I partiti sono fatti così. Mi prego. Responsabilità quindi è di Verdini, di Toti. Di quelli che erano là, ma Toti è l'unico che io salvo fondamentalmente. Certamente altri che hanno da tempo responsabilità e che mantengono il partito, determinano il partito, insomma qualche domanda se la dovrebbero fare. La cosa peggiore che possiamo fare ora è rompere il patto del Nazareno. Se facciamo cadere a terra anche il patto, non stiamo più al tavolo delle riforme e abbiamo perso i voti. Per cui torno al consiglio iniziale, più ci stiamo zitti e meglio ci va. Allora, il consiglio di stare zitti, in realtà parlano tutti, litigano tutti, è veramente, come dire, suonato il fischio d'inizio della rivolta contro Berlusconi dopo questo disastro che è successo in Emilia Romagna, chiamiamolo col suo nome, no? Essere doppiati dalla Lega in una regione, tra l'altro neanche troppo a nord, è stata una cosa abbastanza incredibile. Naturalmente oggi il risultato che tutti si chiedono: che fine farà il patto del Nazareno? Stefano Folli sulla Repubblica dice il day after del Nazareno, ma per esempio anche Francesco Verderami sul Corriere della Sera dice che Berlusconi adesso tradirà il patto, dei toni quasi da Vangelo. Comunque, se da una parte Forza Italia sta messa veramente tanto tanto male, adesso arriveremo a parlarne anche perché nel pomeriggio Berlusconi ha indetto un ufficio di presidenza, quindi capiremo anche che succede nel pomeriggio lì, dall'altra parte diciamo che anche l'altro contraente, l'altro firmatario del patto del Nazareno ha i suoi bei problemi, perché è vero che hanno vinto, è vero che il PD vince, però è anche vero che questo segnale dell'astensione è un segnale preoccupante che viene naturalmente utilizzato da chi dentro il PD, dentro la sinistra, pensa che Renzi è un po' un usurpatore. Uno di questi è sicuramente Maurizio Landini. Maurizio Landini che è arrivato ieri sera a Cagliari, ha incontrato i lavoratori di Meridiana. Vi direte voi perché? Fanno i metalmeccanici? No, ma lui ormai è il leader della protesta, quindi parla anche con i lavoratori di Meridiana. Noi eravamo all'aeroporto ad attenderlo, siamo ovunque, come voi ben sapete, ci ha detto questo, guardate. Siamo di fronte all'antipolitica, qui siamo le persone che hanno scelto questo modo di dire la politica, così non va bene. E se poi guardi e sei di fronte al fatto che in quella regione lì, ma anche in altre regioni, in questo momento le piazze si stanno riempendo, quando la CGIL, quando ci sono gli scioperi, vuol dire che in un modo diverso entrambi stanno dicendo che così non funziona e che bisogna cambiare la politica economica e sociale di questo governo. Piazze piene e urne vuote. Maurizio Landini interpreta così il risultato delle regionali in Emilia Romagna e Calabria e il loro alto tasso di astensionismo. Il segretario della FIOM parla da Cagliari, dove stamattina sfila al fianco dei metalmeccanici. Ieri sera in aeroporto ha trovato i dipendenti di Meridiana che da giorni chiedevano di incontrarlo.
E quello che sta venendo meno è proprio il fatto che non c'è un piano di investimenti e non c'è un'idea di intervento, di idea pubblica sui settori. E quindi la domanda che credo vada messa in campo è questa, e bisogna chiedere al governo che cambi strada, perché la strada che ha indicato non solo non crea posti di lavoro, ma favorisce sempre di più una competizione giocata sulla riduzione dei diritti e dei salari delle persone. Ma quella di Landini è la voce del futuro leader della sinistra? No, quella di Landini è la voce di una persona che adesso lavora nel sindacato, e bisogna anche abituarsi a questa cosa. Quello che stiamo facendo adesso è dimostrare che il sindacato deve essere un soggetto indipendente. Dopo la polemica sugli onesti, Landini torna anche sulla questione morale e al premier Renzi lancia l'ultimo invito. Senza il consenso delle persone il paese non si cambia, non si va da nessuna parte. Allora, questo era Landini, che naturalmente si schermisce, si arrabbia anche un po', che noi gli chiediamo se vuol fare leader della sinistra. In realtà, insomma, ormai è diventato quello che dà voce a larga parte del malessere, del dissenso nel paese. Lancia un avvertimento a Renzi, dice: senza consenso non si va da nessuna parte. Ma Matteo Renzi da Vienna ieri la vede in tutt'altro modo, nel senso che dice: ho vinto, ho strappato ancora altre regioni alla destra, ma che volete da me? Il problema dell'astensionismo è un problema che riguarda un po' tutti. Sentiamo anche Renzi da Vienna, così ho messo tutto sul tappeto, vi presento gli ospiti, andiamo avanti con la discussione. Negli ultimi 8 mesi ci sono state 5 elezioni regionali che il nostro partito, il mio partito, ha vinto 5-0. Il fatto che in elezioni regionali non ci sia stata una grande affluenza lo trovo un elemento che naturalmente deve preoccupare e far riflettere. Ma che se ne dica, oggi non è che ci sono tutti hanno perso. E le forze politiche che hanno contestato le riforme possono valutare i risultati che hanno ottenuto. Allora, 2 visioni opposte, dopodiché naturalmente i problemi ci sono e sono molti, perché 37% una regione come l'Emilia di gente che va a votare, comunque la si voglia vedere, non è un bel segnale. Buongiorno a Corradino Mineo, buongiorno. Senatore ribelle del PD, ormai così definito, ha appena scritto un libro che si chiama Il caffè amaro, Costituzione, sinistra e futuro, di cui parleremo poi nel corso della puntata, in cui date giudizi anche molto duri sul modo di vedere la politica, il partito e il governo Matteo Renzi. Che cosa ci dice questo astensionismo così forte nelle regioni? Io vorrei subito chiarire che è vero che il PD ha vinto, quindi Renzi ha vinto in Calabria, ha vinto anche in Emilia Romagna, anche se con più ombre. Il problema però è quando c'è un fenomeno di questo genere, cioè un elettore su 2 non va a votare, è il modo come tu vuoi utilizzare questa vittoria. Allora, sul modo con cui Matteo Renzi intende utilizzare questa vittoria ci sono grandi ombre. Posso dire, la prima cosa che dice è la protesta sociale è politicamente inessenziale. Siamo d'accordo? Io no. La seconda cosa che fa, non c'è bisogno che la dica, derubrica il patto del Nazareno da operazione politica ad un'operazione, insomma, di accordo con Berlusconi sulle televisioni, su altre cose. Ma politicamente, quando propone un sistema elettorale in cui il Premier ha un'investitura plebiscitaria e gli altri partiti rimangono la Lega di Salvini o il Movimento 5 Stelle di Grillo, non ha più senso parlare del Nazareno come se ne parlava prima di allora. Bene, non lo so affatto, perché la legge elettorale propone un grande, allora, profitto, scusami, un grande potere per il Premier e un Parlamento sostanzialmente che può soltanto votare sì. Ti faccio tornare su questo tema, ma voglio sentire su questo punto specifico che tu hai posto, Vittorio Feltri. Ciao Vittorio Feltri, buongiorno, benvenuto, scusami, è una mattinata complicata. Allora, diceva Corradino Mineo, il patto del Nazareno non è più quello che era, e in effetti, insomma, è difficile dargli torto, nel senso che l'idea era il capo del governo, della maggioranza, del PD, che parla col grande capo dell'opposizione, si mettono d'accordo e provano a fare le cose insieme. In questo nuovo scenario, con una Lega che doppia in Emilia Forza Italia, forse bisogna incontrare Salvini, insomma, non lo so, mi chiedo. Ma io non credo che si possa prendere quest'ultimo test elettorale come il Vangelo. Certo, è un segnale.
Tra l'altro l'astensionismo riguarda tutti i partiti e sottolinea una crisi generale della politica. In sostanza stanno tutti male e Forza Italia sta peggio, ma prendere l'Emilia e stendere il dato su tutto il paese mi sembra un'operazione scorretta, sbagliata, che non fornisce indicazioni utili. Quindi penso che il patto del Nazareno, se salterà per aria, sarà per altri motivi, ma non per il risultato elettorale dell'Emilia o della Calabria. Ti posso chiedere una cosa? Scusa Vittorio, dato che tu per molto tempo mi hai detto, come dire, tra l'altro io sono perfettamente d'accordo con te, che in Italia il nodo da sciogliere sono le regioni, è lì che le cose non funzionano, sono quelle che andrebbero attaccate e sciolte. Secondo te questo voto così basso è anche legato a quello, che la gente non vuol più votare per una roba che gli sembra un ginepraio di privilegi, cattiva gestione, cattiva politica? Sì, ci stavo arrivando. Mi pare che la gente non sia così attratta dalle urne quando si tratta di eleggere il governatore di una regione. Le regioni lo sanno tutti che sono enti inutili, anzi dannosi, quindi non c'è nessun appeal. E allora dare tutta questa importanza a questa tornata elettorale mi sembra sbagliato e anche fuorviante. Dopodiché le discussioni politiche di questo tipo di quelle di stamane vanno avanti da molto tempo, a prescindere da quello che è accaduto domenica. Pertanto cercherei piuttosto di capire che cosa intende fare Forza Italia, perché tra l'altro il PD sì avrà dei problemi all'interno, lo sappiamo, però comunque anche quest'ultimo dato elettorale conforta il nostro Renzi, il quale comunque ha vinto. Insomma, cinque regioni dove si è votato sono state vinte tutte dal Partito Democratico, allora prendersela con il segretario mi sembra un'operazione fuori dal mondo, perché se la prende col segretario anche quando vince, allora qui scattano delle antipatie o delle divergenze che prescindono dal fatto contingente. C'è qualche cosa di radicato nel Partito Democratico che non consente di compattare il partito attorno al suo segretario. Allora, voglio sentire Paolo Grasi, benvenuto, amico editorialista del Messaggero, e Fabrizio Rondolino, idem, editorialista di Europa. Cosa ne pensano di quello che ha detto adesso Feltri? Cioè, effettivamente, sono tutti a fare le pulci a Renzi, che comunque vince, seppure con questa piccola percentuale di persone che vanno a votare. Sì, è obbligatorio essere d'accordo con Feltri questa volta, perché non si esce dal suo ragionamento, e chi lo fa cerca scuse, mena il can per l'aia. Lì ci sono due dati. Uno che a mio avviso, è bolognese, quindi l'Emilia la conosce bene. Sì, a mio avviso Renzi sottovaluta, e cioè che il voto in Emilia sia produca una disaffezione così verticale, ha un significato nel rapporto tra tutti gli elettori e la politica. È come quando si smette di andare a prendere il pane dallo stesso panettiere. Lui non può dare la colpa solo alla crisi, visto che vende pane, ma deve cominciare a ragionare sulla qualità del suo prodotto. E questo è un dato. Il fatto che Renzi lo liquidi, avendo vinto, ha ragione Vittorio, avendo vinto, che lo liquidi in due battute come dato secondario, significa che evidentemente lui vuole prescindere, per ora si attacca, perché lui si attacca al dato del 48%, ma non considera questo, che è un altro indizio. Un medico, dovendo fare una diagnosi complessiva, dice non ha l'appendicite ma il fegato è a pezzi. Ecco, questo è un po' il discorso. Le metafore mediche di Grasi sono meravigliose, devo dire. Sbalorditivo. D'accordo con Vittorio quando dice che la cosa riguarda tutti, perché tutti, bene o male, ecco, da qui
credo occorra partire per capire cosa succede da oggi in poi sul Nazareno e su tutti gli altri, perché siccome si reggevano tutti i patti su equilibri diversi, oggi Berlusconi ha bisogno di un megafono per farsi sentire e lo può invece deporre Salvini, che non ne ha più bisogno. Scusami Paolo, c'è il Papa che è in visita al Parlamento europeo a Strasburgo, sta entrando adesso, fra un po' vedremo le immagini, naturalmente se riusciamo ne seguiremo un po', perché è una cosa molto interessante vedere il Papa che Renzi parla in questo Parlamento, in un momento in cui l'Europa è così fragile, no? Tra poco sentiamo quello che Renzi ha da dire al Papa. E poi il Papa farà un commento sul messaggio. Dice Graldi che l'ego di Renzi non si ferma nemmeno davanti al Papa. No, difendilo tu, ti prego. Eccolo. L'ego di Renzi. Sta entrando. Il Santo Padre. Cioè, sta entrando nell'aula del Parlamento di Strasburgo. Il Papa parla con Renzi e Renzi parla solo con Dio. Come Scalfari. Vediamo il Papa che entra a Strasburgo. Eccolo qui. E con Martin Schulz, accompagnato dal capo. Grandi applausi, naturalmente, giustamente. Che lingua sarà? Potrebbe parlare in latino. C'è Schulz accanto a lui, ve lo ricordate Schulz, no? Quello a cui Berlusconi disse capò, cosa che secondo Schulz l'ha reso famoso in tutto il mondo, peraltro. Adesso comincia a parlare Schulz. Io forse tornerei in studio, quando danno la parola al Papa sentiamo il Papa, perché noi non siamo come Renzi, abbiamo un grandissimo rispetto, sto scherzando. Rondolin. È un bel personaggio, un bel innovatore. Il Papa sì lo è, assolutamente sta sì. Sta facendo... Ma uno guarda, dei pochi che dà entusiasmo in questo momento così grigio. Sì. Ma guarda, sull'astensione, io tanto farei una premessa di metodo, cioè votare è un diritto, ma non è affatto un dovere. Il diritto di voto è un diritto democratico, il dovere di voto è tipico delle dittature che ti portano coi camion a fare il plebiscito. Quindi paesi democraticamente al di sopra di ogni sospetto, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, ci stiamo americanizzando, dici tu. Votiamo in meno come fanno molti paesi. Ma perché? Un po' di gente, naturalmente c'è la disaffezione, ma la disaffezione di per sé non è un fenomeno negativo, nel senso che io posso dire, vabbè, tu politico, fatti le cose tue, io mi faccio le cose mie, basta che più di tanto non mi dai fastidio. Se mi dai fastidio, ti interrompo per una piccola annotazione, perché ieri ho mandato in onda un servizio dalla Calabria, mi ha molto colpito che una signora che abbiamo intervistato sul voto ci ha risposto: il problema è che in Calabria non siamo liberi dal bisogno, quando non si è liberi dal bisogno non si è neanche liberi di votare. Io l'ho trovato una cosa enorme, no? In un paese democratico nel terzo millennio. Dire una frase del genere. Però allora qui entriamo in un terreno scivoloso, perché allora cosa sono le condizioni materiali che determinano, per carità, se in Calabria c'è un problema di legalità, se questo era il significato della cosa, allora certo è evidente che dove ci sono infiltrazioni della criminalità organizzata piuttosto che, allora è chiaro che quello limita il potere democratico, ma noi diciamo in condizioni normali, no? In condizioni normali uno può essere libero o meno di fare questa scelta. Aggiungiamo che l'Emilia, parliamo adesso dell'Emilia, è un po' pazzerella. Cioè l'Emilia noi ce la immaginiamo come una roba di comunisti, duri e puri, no? Però c'è stato Guazzaloca, cadde Bologna, sembrava la caduta di Bisanzio, no? Che succederà mai? C'è stato il primo sindaco grillino e anche unico, Pizzarotti, che nel frattempo... Quindi l'Emilia ha questa capacità ogni tanto, diciamo, di sparigliare le carte. Poi però, non si facciano illusioni, Landini, Pizzarotti e Guazzaloca, ritorna sempre a casa. Cioè in queste elezioni qua non c'era gara, è molto semplice, se c'è un solo candidato, per di più neanche particolarmente brillante, perché segno di una continuità, diciamo la verità, Bonaccini è un'ottima persona. Ti posso fare una domanda, Fabrizio? Ma se fosse stato Richetti il candidato del PD invece che Bonaccini, avrebbe avuto più appeal? No, se ci fosse stato un anti-Bonaccini o un anti-Richetti con più appeal, perché è vero l'exploit della Lega, ma l'exploit della Lega è come quello di Grillo, cioè ha una soglia fisiologica, oltre il 15, 20, 25 non andrà mai, perché è così, oggettivamente è così, e Berlusconi che doveva trovare un Guazzaloca da contrapporre a Bonaccini, allora lo scontro tra i due probabilmente avrebbe alzato
avrebbe ecco, alzato uno dei temi percentuali. Che dicono gli osservatori è che era un'elezione già vinta, e quindi quando l'elezione è già vinta c'è sì, meno tifoseria, vai meno a votare. È così, dopodiché, ultimissima cosa, a proposito di quelli che diceva Feltri ce l'hanno con Renzi proprio perché Renzi puzza, perché non ci sono altri argomenti politici, no? Ma insomma, scusate, ma che forma di ragionamento è? Renzi ha perso perché sono andati a votare in pochi, ma quelli che non sono andati a votare, no? No, non dico lo dici tu, l'ha detto Landini, per esempio. Quelli che non sono andati a votare, secondo voi, se volevano, se erano contro Renzi, cosa facevano? Andavano a votare contro Renzi, no? Quelli che sono andati a votare. La cosa è di dire, perché quella quale sinistra ditta? Lì è una sinistra legata alla ditta, legata al vecchio modo di intendere la politica. Allora io, pur di dare un segnale a Renzi, che a me mi piacciono i sindacati, sì, ma questa cosa della ditta, le cooperative, sto a casa, questa sì, è l'obiezione. Ma questi qui della ditta non sono mica così cretini come li racconta Bersani o Landini, eh? Cioè, che cosa vuol dire la ditta? Tutti lì che ricevono, cosa dicevano? Il messaggio radio da, appunto, da Bersani e Landini, e quindi come un solo uomo, come nelle care. Questa è il paradosso, che questa nuova sinistra, diciamo, landinian-bersaniana, fa una caricatura uguale a quella che faceva la destra negli anni 40-50, cioè di questi militanti, appunto, i trinarigiuti, no? Abbastanza ottusi, i quali ricevono questi ordini e li eseguono, ma non è affatto così. Non è d'accordo, se sei contro Renzi, voti contro Renzi, se sei a favore, voti a favore, se non voti non sei né a favore né contro, non vuol dire che sei contro. Guarda Mirta, io ho detto subito che il PD e Renzi hanno vinto sia in Calabria che in Emilia. Il problema è che noi stiamo a discutere di quello che succederà dopo. Allora, ha ragione Vittorio Feltri. Per esempio, la rottamazione del Nazareno era già cominciata cambiando la legge elettorale, niente di nuovo. Il no secco alle istanze portate avanti dalla CGIL e da Landini si era visto prima delle elezioni. Lui però ha approfittato di questo trauma, perché un trauma c'è stato obiettivamente, il 37% che vota in Emilia Romagna non era atteso neanche da Renzi, per rilanciare e andare ancora più forte avanti. Qual è il punto? Forse ci dobbiamo fermare per il Papa. Esatto, vedi che Mineo ha fatto tanta diretta in vita sua. Mi capisce. Prima che Mineo si prepara, il punto è che l'idea della democrazia in Italia che il segretario del mio partito ha è quella di una democrazia così sbilanciata dalla parte del governo e del Premier che alla fine resta solo. Questo mi preoccupa enormemente, perché da solo un paese complesso come l'Italia non si può governare. È arrivato il Papa a parlare, sentiamolo un momento, vediamo in che lingua parlerà. Signore e signori vicepresidenti. Italiano, bravo il Papa. Onorevoli eurodeputati, persone che lavorano a titoli diversi in questo emiciclo, cari amici, vi ringrazio per l'invito a prendere la parola dinanzi a questa istituzione fondamentale della vita dell'Unione Europea e per l'opportunità che mi offre di rivolgermi attraverso voi alle oltre 500 milioni di cittadini che rappresentate nei 28 Stati membri. Particolare gratitudine desidero esprimere a lei, signor Presidente del Parlamento, per le cordiali parole di benvenuto che mi ha rivolto a nome di tutti i componenti dell'Assemblea. La mia visita viene dopo altre un quarto di secolo da quella compiuta da Papa Giovanni Paolo II. Molto è cambiato da quei giorni in Europa e in tutto il mondo. Non esistono più i blocchi contrapposti che allora dividevano il continente in due, e si sta lentamente compiendo il desiderio che l'Europa, dandosi sovranamente libere istituzioni, studio, possa un giorno chiederei agli autori di sentire quello del Papa lì, che ci sono dei passaggi importanti, ce li segnalano. Lui sta parlando in italiano, che è una cosa che ci riempie il cuore, perché in realtà l'italiano è la lingua d'uso dello Stato Pontificio e perché lui si presenta a Strasburgo come Vescovo di Roma, quindi c'è una motivazione. Detto questo, è bello sentire il Papa che parla in Europa in italiano. Vittorio, torniamo un attimo alle cose terrene, torniamo dalle parti nostre. Cosa prevedi che succeda nel pomeriggio lì a questo ufficio di presidenza di Forza Italia? Tu hai visto meglio di me che Fitto ha detto cose durissime, Bianconi ha detto cose durissime, Capezzone anche. Cioè, c'è veramente in atto una rivolta o come sempre poi Berlusconi alla fine riuscirà a tenerli al guinzaglio? Perché poi la sensazione che abbiamo un po' tutti è che non vanno da nessuna parte, vorrei essere brutale.
tale, ma è quello che un po' sentiamo. Proprio così. Da qualche tempo non succede niente in Forza Italia se si esclude qualche rottura, tant'è che si sta sbriciolando questo partito che un tempo vantava percentuali veramente notevoli. Quindi anche oggi assisteremo alle solite liti, il rischio è che Fitto, una parte dei fittiani, possa alzare la voce e pretendere qualcos'altro, anche se mi pare che Fitto abbia avuto molto. Per quanto riguarda un nuovo assetto di Forza Italia che ponga il partito in grado di competere con il Partito Democratico e adesso anche con Salvini, credo che non se ne parlerà neanche, perché non esiste nessuna idea, non esiste nessun piano. Purtroppo Berlusconi nel biennio ha avuto tante di quelle grane che non ha né tempo né voglia né l'energia, credo, per immaginare un futuro migliore se non per se stesso. Quindi aspettarsi chissà che cosa dalla riunione di oggi mi sembra ingenuo. Non succederà niente, come sempre negli ultimi tempi, e praticamente assisteremo poi a un ulteriore sbriciolamento di Forza Italia, a meno che non succeda un miracolo, però non ci sono le premesse per avere un minimo di ottimismo. Mi dai anche un giudizio su Salvini, perché oggi per esempio in un pezzo sul Corriere Maria Teresa Meli racconta che Renzi avrebbe detto, tra virgolettato, un centrodestra schiacciato su di lui non è un'alternativa credibile di governo, quindi che in realtà gli fa comodo un competitor come Matteo Salvini. Lo pensi anche tu? Salvini fa benissimo a porre la propria candidatura per la guida del centrodestra, anche perché semina il panico in Forza Italia. Ma lui stesso non ci crede, perché è perfettamente consapevole che la sua forza per ora è soltanto al nord. È già un miracolo che abbia ottenuto tanti consensi in Emilia, e questo naturalmente gli dà coraggio, ma sono persuaso che tuttora Salvini guardi più a Palazzo Marino come sindaco di Milano piuttosto che alla guida del centrodestra, consapevole che guidare il centrodestra è come guidare l'armata Brancaleone, e lo dico non perché sono malevolo nei confronti di questo segmento politico, ma perché mi baso sull'esperienza degli ultimi 20 anni. È un giudizio empirico. Allora, vi faccio vedere un altro pezzetto, così poi sento cosa ne pensate, perché naturalmente voi, come ben sapete, la partita ora regionali o non regionali pasta sul Jobs Act, e lì dentro il PD ne vedremo delle belle. Ieri sera Pippo Civati era qui sulla 7 a Piazza Pulita e ha detto una cosa che quella di Romina mi deve spiegare ben bene, ha fatto dei numeri, sentite un momento. La Lega si afferma anche recuperando un sacco di terreno alla destra dello schieramento politico, e a sinistra il PD c'è un po' di malessere. Non si può immaginare che picchiare per 3 mesi sui sindacati, gli intellettuali, le minoranze, i gufi, questo non porti a delle conseguenze in una regione rossa, democratica come l'Emilia-Romagna. La legge elettorale l'abbiamo votata a marzo in 10 giorni di corsa, il Senato è stato votato ad agosto in fretta e furia, un testo che non piace più a nessuno e sono tutti in imbarazzo. Il Jobs Act cambia il nostro programma elettorale, non è una banalità. Posso fare un Civati stai sereno da solo? Cioè, se non voto sono uno stronzo, sono sleale. E lui dice, Renzi non fa le cose perché c'è Civati. Allora, sugli 80 euro l'apertura di credito c'è stata da parte di tutti, ma sotto non c'è nulla. Per tutte le persone che non hanno un lavoro, questa manovra non prevede nulla. Non c'è linguaggio sulla povertà, la povertà non fa marketing, non ne parla mai nessuno del gruppo dirigente del mio partito di povertà, perché non fa figo. Allora, bisogna raccontarla questa trasmissione. Lì c'era Paolo Mieli che diceva: Renzi non è riuscito a fare le cose per colpa vostra, di Landini, Landini sempre, poi di dei dissidenti, Cuperlo, dei ribelli, di Fassina e di quel Civati. Pazzo di Mineo che non vota in commissione affari costituzionali. Figurati, non vota, tra l'altro senza creare nessun problema, perché c'era un'ampia maggioranza, perché in quel caso ha votato Berlusconi, quindi non ha dato nessun problema reale, di numeri voglio dire. La questione è un'altra, la questione è che Renzi non è riuscito a fare le cose che ha promesso per delle ragioni tragicamente più serie
di quelle enumerate dall'ottimo Paolo Mieli. Uno, una parte della sovranità è passata all'Europa, e un'Europa non comandiamo noi, comanda la Merkel, e lo ha messo subito a sedere. Due, una parte della sovranità è abbarbicata al potere locale e alle regioni, e Renzi, anziché combatterlo questo potere locale delle regioni, gli dà ancora più potere, tant'è vero che gli lascia il Senato. Tre, quello abbiamo, Rondolino, questi consiglieri così una... poco votati finiscono a fare senatori, figurati, al prossimo giro. Figurati, e sono fondamentali in un partito della nazione dove non ci sono più le regole antiche. La regola è fra il comitato locale, che controlla la città e il voto alla regione, e il leader nazionale. Quindi, terzo e ultimo, abbiamo una burocrazia statale pessima, perché vedi, anche Giolitti governò col trasformismo, ma aveva una burocrazia di Stato che funzionava, noi l'abbiamo pessima, e un uomo solo al comando, che addirittura bypassa i suoi ministri, diciamolo, si deve affidare per forza ai ministeri. Sono queste le difficoltà del paese. Ogni volta che dici uomo solo al comando, allora applaudo, capito, così. Mi piace, non uomo solo al comando. Non mi puoi attribuire questa cosa. No, mi fa ridere. Io non mi applaudo, mettiamola così, è la seconda volta. Io non mi applaudo, finisco. Queste difficoltà gravissime sono le difficoltà del governo. Noi non abbiamo un eccesso di potere del Parlamento, abbiamo una difficoltà di governare. Allora, io penso che per un periodo lui non abbia avversari, ma che una onesta dissidenza debba spostare il discorso sulla difficoltà concreta del governare. Finito. Allora, vi leggo un'agenzia del Papa, perché ha parlato di dignità del lavoro adesso. Il Papa ha avuto un grandissimo applauso. Dice: quale dignità può mai avere un uomo o una donna fatto oggetto di ogni genere di discriminazione? Quale dignità potrà mai trovare una persona che non ha cibo, il minimo essenziale per vivere, e peggio ancora il lavoro che lo unge di dignità? Sono parole molto forti e molto belle. Io vado in pubblicità, perché adesso, quando ritorneremo dalla pubblicità, ci arriverà a trovarci Gabriella Corona. Gabriella Corona è la mamma di Fabrizio Corona, e noi oggi vogliamo occuparci del suo caso, perché bisogna parlarne di questo caso. Restate con noi, non muovetevi. Prendiamo la libertà e ai soldi, perché la libertà senza i soldi è peggio della galera. Ribelle, sfrontato, cinico. Per anni Fabrizio Corona è come i suoi miti del cinema, un po' Padrino, un po' Scarface. Io mi ispiravo all'adrenalina, al look, al modo di fare, al modo di essere. Serviva per farmi lavorare bene, per far vendere bene e per farmi rispettare. Soldi, auto di lusso, addominali scolpiti ed esibiti, amori da copertina. Catanese cresciuto a Milano, famiglia borghese. Papà Vittorio, l'inventore di moda, di King, della voce di Montanelli, lo vuole giornalista. Lui sceglie un'altra carriera. Per 6 mesi, nella parte finale della sua vita, abbiamo lavorato insieme. Disse: cavolo, sono veramente orgoglioso di te, e quella è stata la cosa più bella della mia vita. Nel 2001 Corona fonda la sua agenzia fotografica. Si innamora di una modella croata, Nina Moric, stanno insieme finché al suo fianco arriva un'altra, Belen Rodriguez, che gli rimane accanto anche quando, nel 2007, Corona finisce in carcere. 3 mesi, prima a Potenza, poi a San Vittore. L'accusa, associazione a delinquere finalizzata all'estorsione. Mi sono sentito ostaggio dello Stato e vittima di un talebano di nome Woodcock, che in cambio voleva solo fama e popolarità. In cella Corona scrive un libro, La mia prigione, titolo impegnativo, come Silvio Pellico. Il carattere non cambia. Lancio le mutande fuori dalla finestra e fatturo 600.000 euro di vendita di mutande. È tutta una questione di marketing. Negli anni successivi qualche reality, comparsate televisive, un film in cui si mostra nudo, poi ancora le manette. A gennaio 2013 arriva la condanna definitiva per estorsione aggravata a Trezeguet. Corona scappa in Portogallo, l'Interpol l'arresta. Oggi, nel carcere di massima sicurezza di Opera, accanto ai mafiosi al 41 bis, Corona sconta una pena che supera i 9 anni. Oggi non sto più bene, non ce la faccio più, non riesco a star su. Il carcere mi sta mangiando vivo. Dietro le sbarre, intanto, ha fondato un giornale per detenuti e ha scritto un altro libro, Mea Culpa. Presto chiederà la grazia. Non chiedo impunità. Chiedo di poter scontare quello che ho fatto, senza essere paragonato a un mafioso. Per lui si sono già mossi artisti, giornalisti, intellettuali. Intanto, il ragazzo che diceva: non cambierà la mia vita per nient'altro. Ora non esiste più. Allora,
Il Fabrizio Corona può non piacere, può aver fatto molte stupidaggini, ha certamente quella che si definisce una faccia da schiaffi, ha sempre detto quello che pensava in maniera anche molto scorretta. Però c'è qui con noi Gabriella Corona, che è la mamma di Fabrizio, la saluto, le do il benvenuto, la ringrazio molto, perché io sono madre di due figli maschi e immagino quanto faticoso sia questo momento, questo percorso per lei, sì. Che naturalmente insomma sa che il figlio sta male e quindi questa cosa le dà un dolore immenso, quindi io la ringrazio di essere qui con noi stamattina. Noi stamattina proveremo a non dare giudizi su suo figlio Gabriella, nel senso che non ci interessa capire, come dire, giudicare il personaggio Corona, ci interessa capire una vicenda giudiziaria che però ha dei lati paradossali, perché Fabrizio è stato condannato a 14 anni, sta in un carcere di massima sicurezza come fosse appunto un mafioso. Io ho sul mio tavolo molte testimonianze delle persone più diverse, da Vittorio Feltri, appunto, Adriano Celentano, Marco Travaglio, che chiedono la grazia per Corona e la chiedono perché c'è qualcosa di incredibile nella sua storia giudiziaria. Fabrizio mi ha scritto una lettera, però me l'ha scritta personale, quindi io non la leggerò. Però in questa lettera lui pone il problema, no, della sua personalità, del suo essere un ribelle. È una persona intelligente, Fabrizio, mi ha scritto una lettera bellissima, però ha questo ribellismo di fondo che in qualche modo gli è costato carissimo. Da mamma, quanto pensi abbia pesato il carattere di Fabrizio in questa vicenda tremenda che adesso sta vivendo? Tantissimo, diciamo che è stata la causa dei suoi problemi, il suo comportamento, questo è il mio pensiero, chiaro. Intanto vorrei ringraziare il direttore Feltri perché ci è stato vicino con la sua amicizia, vorrei dire, e solidarietà. Grazie per essere intervenuto a favore di Fabrizio. Allora, adesso sentiremo anche il giudizio di Vittorio Feltri su questa vicenda. Quello che dico è che mio figlio, col suo comportamento, ha infastidito molto. È stato giudicato più per la questione morale che per la questione poi alla fine giudiziaria, perché degli errori li ha commessi, si è meritato delle pene, ma tutte le pene che gli sono state inflitte sono state di una esagerazione proprio veramente spropositata, non ultima la sentenza di Trezeguet, che è quella che gli ha dato la mazzata finale, perché lì ora ci arriviamo, c'è questo problema. Lui, sì. Nella lettera Gabriella mi scrive che nella sentenza si parla di fastidiosità, cioè la fastidiosità dei suoi atteggiamenti, sì. E dice giustamente è l'unico caso in cui la fastidiosità ha una valenza giuridica, e poi dice però anche che lui sente che c'è un moralismo grottesco nel modo di giudicare la sua vicenda, pur dicendo che ha fatto un sacco di errori, perché lui non ha mai detto non ho mai detto che mio figlio è un santo, non lo posso dire. Sicuramente i suoi atteggiamenti sono stati anche spinti da un problema che lui ha serio di tipo psicologico, e questo l'ho sempre detto ed è la verità. Però al di là di questo lui è stato giudicato appunto per il suo comportamento, e io mi meraviglio come mai in Italia soltanto Fabrizio Corona debba pagare per la sua immoralità, visto che viviamo in un paese immorale dove non c'è nulla di morale, nulla di morale. Ecco. Allora, noi abbiamo con noi anche l'avvocato, tra l'altro, di Fabrizio Corona, che è Ivano Chiesa, lo saluto, gli do il benvenuto. Buongiorno. Arriviamo fra un momento a parlare con lei, perché prima invece noi abbiamo fatto una cosa semplice, siamo andati per strada a Milano a capire la gente cosa ne pensa di questa storia di Fabrizio Corona, cioè qual è il sentiment al di là poi della vicenda giudiziaria. Sentiamo. Lei se lo ricorda Fabrizio Corona? Ha iniziato qui la sua carriera? Non lo so dove è iniziata, qui c'è stato per un periodo, sì. Adesso è in carcere, secondo lei dovrebbe essere liberato come in tanti chiedono? Se è innocente si libera, se è colpevole deve pagare la sua pena come tutti. C'è chi sta fuori, omicidi, e Fabrizio Corona per due foto è dentro e si deve fare 10 anni. Nella sua gioventù avrà fatto qualche errore, come tutti i ragazzi quando sono giovani. Ci sono tanti altri che vanno dentro per niente, lui almeno qualcosa l'ha fatta, io non ho compassione,
Da Viale Monza 9, dove c'erano gli uffici di Lele More, dove quasi 20 anni fa Fabrizio Corona iniziò la sua carriera di agente dei VIP, ci spostiamo in un altro posto simbolo della Milano di Fabrizio Corona. Si ricorda quando da lassù tirava le mutande ai domiciliari? Ne ho sentito parlare. Merita di essere perdonato? No, non credo. Lui è stato un po' deficiente, però quello che gli hanno dato è troppo. A me sinceramente dispiace, c'è molta gente criminale che merita molto di più di lui, di essere dove lui adesso. Lui diceva Corona non perdona. Ma lui va perdonato. Sai, magari un tipo un po' esuberante, sai, però per me a casa. Senta, è un personaggio davvero deplorevole, ma non so se ci si possa proprio accanire solo contro di lui. L'ho anche conosciuto. Si ricorda anche quando parcheggiava la Bentley in divieto di sosta? Sì. Merita di essere graziato? No, per l'amor di Dio. Perché? Gente come lui deve stare in galera e butta via la chiave. Lei se lo ricorda Fabrizio Corona? Aveva qua il suo ufficio? Sì, sì, ricordo, sì. Merita di essere graziato? Ma penso proprio di sì. Perché? Perché fino a prova contraria non ha ammazzato nessuno. Sto poveraccio, vabbè, ha fatto le sue cose, ma non si merita a 7 anni come è andato. Se lei fosse napoletano, lo grazierebbe. L'avrei fatto, volentieri. In quell'ambiente lì, cosa vuoi? È così, funziona così. Tanto uno può mettersi in mostra, fa di tutto. Come sempre io ho la sensazione che alla fine la società sia più avanti, nel senso che è esattamente quello che pensa una persona di buon senso, cioè Fabrizio Corona non ha mai torto un capello a nessuno, non ha mai ammazzato nessuno, forse farlo marcire in galera, tra l'altro in un regime di sorveglianza speciale, che vuol dire esattamente come vengono trattati i mafiosi, insomma forse è qualcosa che non quadra. Cioè, Vittorio, tu hai scritto un pezzo chiedendo la grazia al presidente Napolitano, e dicendo anche delle cose molto severe nei confronti di Fabrizio, no? Cioè, le dici, a un certo punto scrivi, come da par tuo, scrivi, forse Fabrizio Corona è un cretino, ma questo non vuol dire che bisogna chiuderlo in carcere e buttare la chiave. Sì, vabbè, io dal cretino lo do anche ai miei figli. No, ma è certo. Io penso che anche la mamma l'abbia dato del cretino più volte. Però diciamo che in questo momento l'aspetto caratteriale di Corona non è importante. Non si può giudicare, diciamo, in un tribunale e poi condannare una persona perché ogni tanto fa il bullo, ogni tanto commette delle sciocchezze, delle bagatelle. La cosa drammatica è la vicenda giudiziaria in senso stretto. Se pensiamo che Corona è stato condannato a un numero sconsiderato di anni di galera per aver fatto concussione, diciamo, con Trezeguet, quando lo stesso Trezeguet dice che non è stato affatto concusso, non solo, ma Fabrizio, quando ha preso i soldi da Trezeguet, al quale ha venduto delle fotografie, ha rilasciato regolare fattura. Ora mi spiegate come si può fare una concussione con la fattura? Ma siamo fuori da ogni logica. Ecco perché bisogna assolutamente che Napolitano, prima di andare a riposo come merita, dia la grazia a questo personaggio che è diventato personaggio suo malgrado, specialmente perché gli è stata rifilata una condanna assurda e fuori da ogni senso della misura. Quindi non lo so, diciamo, se il processo principale non sta in piedi, tant'è vero che la procura di Torino lo aveva prosciolto, poi non si sa cosa è successo e lo hanno perseguito per un reato che non ha commesso. Allora, siamo fuori. Scusami Vittorio, no, perché poi no, no. Che faremo addirittura vedere un piccolo estratto di un'intervista in cui lui effettivamente diceva, no, però ci voglio arrivare, volevo prima sapere la storia della grazia, perché appunto Vittorio dice che il Presidente della Repubblica potrebbe farlo subito prima di andare via prima, come tutti crediamo. La politica come ha reagito a questa storia di Fabrizio? Lei ha trovato qualcuno che le ha dato una mano? Si è messo... Adesso ho visto che per esempio Grillo ha pubblicato sul suo sito. Diciamo che Grillo ci ha accolto e ci ha dato spazio per parlare, sì. Gli unici politici che ci hanno praticamente dimostrato un'apertura, poi sono quelli dei 5 Stelle. I giornalisti e intellettuali, tantissimi, si sono schierati dalla parte di Fabrizio, sia da destra che da sinistra.
Perché... E Grillo cosa le ha detto? Perché so che lei ha parlato con Grillo. No, mi ha detto che è solidale con me, che ritiene che il caso di Fabrizio sia un caso di mala giustizia, nel senso che sono stati troppo rigidi nel giudicarlo, questo lo penso anch'io, lo ripeto, è una pena spropositata se si considera che all'attivo avrebbe più di 14 anni di carcere. Poi con la continuazione sono stati ridotti a 9, però non sappiamo come va a finire. Grillo si è impegnato a fare qualcosa di pratico per aiutarla in questa battaglia per la grazia? Non ho capito. Grillo, dico, si è impegnato a fare qualcosa di concreto per aiutarla ad avere questa grazia? Intanto ci ha dato spazio sul suo blog ed è stata una cosa che a noi abbiamo gradito molto. Ritengo che sia stata una cosa Il resto della importante. Politica è completamente assente. No, sì, fino adesso non c'è stato nessun partito che si è schierato di politici, nessuno. Allora, voglio chiedere una domanda a Fabrizio Rondolino, se tu al posto di Renzi cosa faresti? Cioè, io mi ricordo, per esempio, appena diventato Presidente del Consiglio, Renzi ha preso una vicenda, secondo me, molto interessante, che erano le pene per chi uccideva come pirati della strada qualcuno e prese una posizione di buon senso, e questo un po' manca in queste vicende giudiziarie, insomma. Sulla storia dell'amianto, che ho raccontato per la scorsa settimana, loro lo prescrivono il reato, ma la gente continua a morire. Ci sono delle cose che sono, come dire, inoppugnabili. Nel caso di Fabrizio Corona, uno può pensare qualunque cosa, può pensare che era un mestiere orrendo, può pensare che fare le foto alle persone che girano con l'amante è la cosa più ignominiosa e disdicevole. Rimane il punto che l'hanno trattato come un omicida, come un assassino. Cioè, c'è qualcosa che non quadra nel giudizio comune. Bisogna che la politica se ne occupi di queste cose o deve stare alla larga? Ma sai, in questo caso specifico è un po' difficile, perché mentre per esempio il caso Eternit è lì si può intervenire con c'è uno strumento legislativo che può intervenire, e qui invece, adesso io non conosco nei dettagli, diciamo, il caso di Fabrizio Corona, però mi sembra più un caso proprio individuale, cioè alcuni giudici hanno preso di mira questo ragazzo per i motivi che sono stati detti, perché è un personaggio ingestibile, diciamo così, secondo... ti ricordo che il nostro sistema giudiziario, ma sono un po' tutti i sistemi giudiziari, c'hanno questa impronta, come dire, non so, cattolico cattolico inquisitoria, per cui tu ti devi pentire. C'è una sentenza da stato etico questa su Corona. Sì, cioè tu l'imputato non è solo colpevole, deve anche essere pentito, perché altrimenti come dire, non va bene. E aggiungo anche che Corona è in qualche modo il simbolo, ed è anche l'anello più debole, tant'è che hanno beccato lui, di quella Milano degli anni 90-2000, diciamo berlusconiana con tutte le virgolette, che non voglio appunto accusare e insultare nessuno, però dove c'è l'Elebora, dove c'è appunto il Corso Como, dove ci sono le Oggettine, dove c'è questo mondo che appunto ha le procure, però, tra l'altro... Quello che marcisce dentro però mi pare che è lui tutto sto giro, perché... Ma perché, dicevo prima, perché è l'anello più debole, perché naturalmente non sto dicendo che gli altri dovrebbero stare in galera anche gli altri, perché, ripeto, è un terreno molto minato, però molto minato, no, dal punto di vista del costume, c'è cioè, appunto questa Milano allegra, chiamiamola così, senza connotazione ulteriore, che ha avuto un segno, diciamo così, berlusconiano e che ha mandato la mosca al naso. Allora, io devo andare in pubblicità, voglio ripassare, passando dal profano al sacro, perdonatemi, voglio ripassare da Strasburgo, dove il Papa continua a parlare, sta parlando da un bel po', credo, no? Da una ventina di minuti buona. Ci sono delle cose che vogliamo far sentire, no? Andiamo in pubblicità, rientriamo, continuiamo a parlare di Fabrizio Corona e parliamo della vicenda giudiziaria, perché Feltri l'ha già anticipato, ma ci sono una serie di accuse, di pene che si sono sommate, e c'è la storia di Trezeguet, che è una storia chiave per capire il caso Corona, e abbiamo con noi Ivano Chieda, che ci spiegherà anche bene le cose. Quindi vi prego di restare con noi, abbiamo poi anche le news, come ben sapete, torniamo fra una manciata di minuti. Allora, sono le 12 in punto, ci colleghiamo come ogni mattina col TG della Sette, c'è per noi Alessandra Sardoni. Ciao Alessandra, ben trovata. Ciao Mirta, buongiorno a tutti. Allora, naturalmente, come anche si vede dal vostro dibattito, sono ancora le conseguenze
delle regionali, delle elezioni regionali che dominano la scena politica e quindi anche le notizie italiane, perlomeno del nostro telegiornale. Allora, innanzitutto, però, questo a prescindere dalle tensioni, il Jobs Act sarà approvato dalla Camera addirittura in anticipo, perché doveva essere domani il voto finale. Invece ci diceva Cesare Damiano, che è il presidente della Commissione Lavoro della Camera, che la Camera lo approverà entro le 17 di oggi, perché hanno già finito di votare tutti gli emendamenti, stanno finendo gli ordini del giorno, quindi nel pomeriggio ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto. Quindi questa accelerazione, e però naturalmente vedremo quanti saranno i dissidenti del Partito Democratico, cioè quelli che voteranno contro. Civati ieri ha detto che sarebbero stati una trentina, vedremo se sarà così. Nel Partito Democratico continua il tiro al bersaglio contro il Premier, diciamo, da parte delle minoranze, contro Renzi sull'astensionismo. Ci sono dichiarazioni abbastanza forti di Fassina, e poi ieri ha parlato anche Bersani, che ha detto che Renzi accende troppi fuochi. Epifani, che è venuto ospite a Omnibus oggi, ha detto che ha pesato in negativo anche la durezza di Renzi contro la CGIL, che insomma non è stato sbagliato usare quelle espressioni forti, dire Camusso, Salvini, due facce della stessa medaglia. Poi naturalmente le tensioni non sono solo nel Partito Democratico, ma anche in Forza Italia, dove c'è Fitto che ha chiesto formalmente a Berlusconi di spostare l'ufficio di presidenza, perché lui è a Strasburgo a sentire il Papa non potrebbe partecipare, e si è in attesa di una risposta di Berlusconi. Però nel frattempo sia Maria Elena Boschi sia il vicesegretario Guerini stanno dicendo: andiamo avanti con le riforme, con il patto del Nazareno, senza la metà, anche se Berlusconi la dovesse decidere di non stare. La vedremo tra poco, perché abbiamo uno stralcio di quello che ha detto questa mattina, che manderemo in onda a breve. Perfetto, e quindi la potrete sentire in voce, come si dice. Anche il Movimento 5 Stelle ha i suoi tormenti, perché insomma qualcuno che comincia a dire: ma insomma Grillo faccia un po' anche di autocritica. C'è per esempio Walter Rizzetto, ma ha parlato anche Di Maio, che era stato quello più silenzioso, anche se invece è il volto forse più riconoscibile, più forte nella generazione del Movimento 5 Stelle. Ha detto: capisco chi non vota, abbiamo fatto degli errori di comunicazione, e quindi insomma è una prima traccia. Pare che vogliano tornare in televisione, noi li aspettiamo a braccia aperte. Noi lo abbiamo già, Omnibus è già venuto, Walter Rizzetto per l'appunto, perché hanno detto che tornavano in televisione, quindi stamattina è venuto, in effetti ha chiesto autocritica, anche se poi quella costola lì, Walter Rizzetto, e sono altri 7-8, non si capisce poi se sono in realtà sulla rampa di lancio per approdare altrove, insomma quanto siano realmente organici in questa fase al movimento. Poi io sottolineerei, so che avete fatto sentire anche dei passaggi del discorso del Papa, ma sì, ce n'è stato uno finale che ha un'importanza anche politica all'interno dell'Unione Europea molto forte, e cioè ha detto: accogliamo i migranti, il Mediterraneo non deve essere un cimitero, e noi sappiamo che questo è un tema insomma molto importante per l'Italia in particolare, ma insomma è senz'altro di peso e dirompente dentro l'aula di Strasburgo. Cioè, diciamo che usando delle categorie molto terrene ha fatto un discorso anche molto di sinistra, visto che anche sul lavoro ha detto che bisogna coniugare la flessibilità del mercato con le necessità di stabilità e certezza delle prospettive lavorative. Quindi è un vero, ha parlato forte dei tecnocrati, insomma è stato un discorso che ha sicuramente un peso politico. Poi c'è una notizia che mi sembra, te la do così in chiusura, mi sembra importante, che sia stato detto dal sottosegretario Giacomelli, quindi dal governo, che il canone della RAI sarà effettivamente nelle bollette, e però che le seconde case saranno salve. Infine, proprio ultimissima cosa, c'è da segnalare, ci punta molto l'Huffington Post, ma insomma rilancia un articolo del Financial Times di oggi che è piuttosto diffidente nei confronti di Renzi e della sua possibilità, anche visto il risultato delle elezioni regionali, di portare avanti le riforme. Direi che è tutto più o meno.
Allora, benissimo, l'Huffington Post, lo spiego per chi non è esperto di giornali online, il giornale online diretto a Lucia Annunziata, che spesso e volentieri durante la mattina ci dà delle notizie molto interessanti. Io ringrazio Alessandra Sardoni, la saluto, ci vediamo domani? Cioè, siete domani? Ci vediamo domani, penso proprio di sì, dovrei esserci. Va bene, ciao, buona Alessandra, giornata. Grazie. Rientro in studio dove ci ha raggiunti Andrea Romano, PD, finalmente lo posso dire, perché avevamo questa pantomima io e Romano, lui arrivava, io dicevo ma sei ancora in Città Civica, il PD, arrivato, poi è arrivato a trovarci anche l'Aurora Lussana, salve, collegata con noi da Milano, benvenuta, buongiorno, è rimasto con noi Fabrizio Rondolino, ma soprattutto è rimasta con noi Gabriella Corona, e io voglio ripartire un attimo dal tema che riguarda Fabrizio Corona. Devo chiedere una cosa, Gabriella, in questi 2 anni di carcere, prima cosa quante volte l'hai visto Fabrizio? Seconda cosa, com'è cambiato Fabrizio? Io ho una sensazione proprio, come dire, molto epidermica, perché ho avuto la sua lettera e mi è sembrato una persona, da una parte molto provata, però anche molto razionale, lucido nelle cose che racconta. Diciamo che si è rimpossessato di se stesso, di quella parte di sé che è una bellissima parte. Perché poi tutto sommato è veramente una brava persona, soltanto che si è perso, è arrivato a un certo punto della sua vita e adesso il carcere in questo senso lo ha aiutato, perché ha avuto modo di fermarsi e di guardarsi dentro, di fare un esame di se stesso. Certo è molto sofferente, perché il carcere è duro, è un carcere estremamente duro, e lui fa una vita molto pesante, e soprattutto perché è in isolamento, e soffre. No, non è in isolamento, no. Però il carcere è carcere, non si può dire che sia una bella esperienza. Lui sicuramente soffre molto, anche perché vive questa cosa come una grande ingiustizia, cioè questa condanna che gli hanno dato, in particolare quella di Trezeguet, che lui non l'accetta. Quanto riesci a vederlo tu? Quante volte? Io lo vedo una volta alla settimana. Una volta e poi settimana. Lo sento una volta alla settimana, perché chiama a casa. Suo figlio lo vede? Lo vede, sì. Poco? Non tantissimo, però lo vede. Allora, torniamo al percorso, giudiziario. Come è fatta questa condanna? Perché è molto interessante capire come si è arrivati a questa enorme condanna. Questo è l'avvocato che sicuramente adesso vediamo un attimo che abbiamo fatto noi, e poi Ivano Chieda ci spiega esattamente cosa è successo, così vediamo di capire anche qualcosina in più. Si scrive che ho versato una lacrima, dice bugie, lo querelo. 14 anni e 2 mesi di reclusione, ridotti a 9 anni e 8 mesi. È questo il cumulo di condanne per cui Fabrizio Corona si trova nel carcere di massima sicurezza di Opera, Milano, dall'aprile scorso, dopo essere stato arrestato il 23 gennaio 2013. In Italia la giustizia non funziona, me l'hanno voluta fare pagare. Il re dei paparazzi viene arrestato in Portogallo dopo 4 giorni di latitanza. Era scappato dopo essere stato condannato in via definitiva a 5 anni per estorsione aggravata per il caso Trezeguet all'interno del filone Vallettopoli. Corona aveva chiesto all'ex attaccante della Juventus 25.000 euro per non pubblicare delle fotografie che lo ritraevano in compagnia di una donna. Quello che mi hanno fatto è stato assolutamente una vergogna, mi hanno condannato 5 anni per 3 fotografie vendute a un amico che non si è costituito parte civile. A questa condanna si sommano 1 anno e 5 mesi per tentata estorsione per il caso Adriano, l'ex centravanti dell'Inter, di cui Corona aveva scatti molto personali, poi 3 anni e 10 mesi per bancarotta della sua società, la Coronas, 1 anno e 9 mesi per detenzione di banconote false, 1.500 euro, 1 anno e 2 mesi per corruzione di un agente della polizia penitenziaria, grazie al quale è riuscito a realizzare un servizio fotografico dalla sua cella di San Vittore, e infine 1 anno di reclusione, scattato nel gennaio scorso, per un altro reato tributario, dichiarazione infedele. Intanto su di lui sono ancora pendenti diversi procedimenti per violazione delle misure di prevenzione, cui era sottoposto prima dell'arresto, e per reati fiscali. Recluso in un carcere di massima sicurezza, quello di Opera, in compagnia di boss mafiosi al 41 bis.
È chiaro come il sole che c'è una sproporzione. È Marco Travaglio tra i primi, nell'agosto scorso, a chiedere la sua grazia. Poi tanti altri intellettuali e giornalisti. È normale, scrive Travaglio dalle pagine del Fatto Quotidiano, che un quarantenne che non ha mai torto un capello a nessuno marcisca in prigione accanto ai boss mafiosi al 41 bis? Insomma, dalla cella 1, primo reparto, quarto piano, sezione B, dove si trova, Corona continua a far parlare di sé. Allora, Gabriella, non si è aiutato, perfino la corruzione, la gente carceraria per fare il servizio fotografico così. Detto questo, se uno mette in fila queste robe qui e pensa in Italia, quelli che girano a piede libero, avendo fatto qualunque cosa, insomma, qualche dubbio viene. Avvocato, come si è arrivati a questa sentenza, diciamo, monstra, anche in termini di pene? Beh, il cumulo l'avete fatto con la scheda, l'ha fatto molto bene. Sono evidentemente un'enormità, no? 14 anni è una pena da omicidio in abbreviato, perché 21 anni la pena dell'omicidio, meno un terzo fa 14, per cui c'è evidentemente qualcosa che non va. Di queste sentenze, la più incredibile, la più particolare, quella che poi genera tutti gli effetti collaterali, è quella del processo Trezeguet. A cui perché non genera gli effetti collaterali? Perché i 5 anni per l'estorsione aggravata sono ostativi. Ostativi vuol dire che ostacolano qualche cosa. Ostacolano i benefici alternativi. Cioè lui non può fare i domiciliari, non può fare servizi sociali, non può fare niente. Deve stare lì. Non può educarsi, non può curarsi. Niente. Tutte le istanze vengono dichiarate inammissibili. E tutto questo è un effetto perverso di una sentenza sbagliata, che è quella di Torino, perché ha messo addosso un vestito che non era quello giusto. Se io metto una 42 una signora che ha la 44, sta bene, ma dopo un po' scoppia la cerniera e si verificano gli effetti collaterali. E questo è il problema. Hanno condannato una persona a un'estorsione aggravata non perché ha minacciato Trezeguet, d'altra parte ormai ecco, si sa, avvocato, no? Chiesa, vediamoci insieme un piccolissimo frammento, sì. Perché quest'estate è in onda, Francesca Fagnani è riuscita a intercettare, a fare una domanda molto precisa a Trezeguet sul tema e la risposta, come vedete, è una risposta chiarissima. Guardate. Trezeguet, posso? Salve, le volevo chiedere una cosa. Lei lo sa che Corona è in carcere, rischia 13 anni e il problema non è solo l'estorsione, ma è aggravata la sua pena per il fatto che lui è accompagnato da un autista che è venuto da lei, con lei. Lei si è sentito minacciato quando è stato accompagnato da questa persona? Non si è sentito minacciato? Non ha avuto pressioni da questa persona? No. Che lui rischia 13 anni perché è stato accompagnato nella contrattazione. Allora, Trezeguet dice no, non mi sono sentito minacciato. Ricordiamo per chi ci ascolta che la vicenda riguarda il fatto che Trezeguet era uscito con una signora che non era sua moglie, era stato fotografato e aveva ricomprato per strada, aveva ricomprato queste foto da Fabrizio Corona, cosa che, come ci hanno detto in tanti, in questo tipo di mondo succede e, come mi spiegava sua madre, a Corona è successo raramente, lui normalmente le vendeva ai giornali le foto. No, le vendeva sempre ai direttori dei giornali, e anche foto molto impegnative, solo che i direttori dei giornali li compravano e poi non si sa che fine facevano. Ecco. Allora, Trezeguet questa cosa così chiaramente, no, l'aveva detto durante il processo? Certo che l'ha detto, Trezeguet non è stato sentito nel processo, ha fatto delle dichiarazioni davanti al pubblico ministero nel corso dell'indagine. E poi queste dichiarazioni sono entrate nel processo. Non solo l'ha detto in maniera ancora più chiara, e cioè ha sempre detto di non essere stato minacciato da nessuno. Allora perché si arriva a una condanna del genere? Lo so che vi sembrerà incredibile, magari fate anche fatica a crederci, ma è così. Perché è stata violata la sua privacy. Cioè le fotografie starebbero state assunte in violazione della privacy di Trezeguet, che, come ha detto lei, è stato fotografato in mezzo alla strada ed era chiaramente un personaggio pubblico. Tra l'altro le fotografie erano assolutamente neutre. Io mi chiedo, tutti i direttori dei giornali scandalistici sono tutti in galera, devono andare? Cosa le devo dire? Il fotografo, il cosiddetto paparazzo, è stato condannato per questa cosa, per avere fatto il suo mestiere. Tutti i paparazzi del mondo dovrebbero essere condannati. Allora, siccome le fotografie erano frutto
di un'attività illecita perché in violazione della privacy, offrirla in vendita non si poteva, è diventata un'estorsione. L'estorsione è diventata aggravata perché c'era l'autista silenzioso, perché ne bastano due, così, e arriva un reato ostativo che rovina la vita di una persona. Mi spieghi un'ultima cosa, come si arriva al 41 bis? La pericolosità di Fabrizio Corona, così forte, la cosa deriva? Non è il 41 bis, è il 4 bis. Chiedo scusa, il 4 bis è un cesto. Non so come dire, è una norma dentro la quale ci sono tutti i reati più gravi, dall'omicidio all'estorsione aggravata, all'associazione a delinquere di stampo mafioso, al narcotraffico internazionale. Sorveglianza speciale. Allora, se posso dire, nella mia esperienza pluriennale da penalista, la cosa più sconcertante di Corona, ancora più sconcertante, è la sorveglianza speciale, perché la sorveglianza speciale si dà ai mafiosi. Hanno dato la sorveglianza speciale a Corona, dipingendolo come un uomo che vive di proventi illeciti, una persona che ha fatturato milioni di euro e ha pagato milioni di euro di tasse. Voglio sentire da sua madre che lui sia pericoloso per la comunità, appunto non riusciamo bene a capire perché. Tantomeno io. È pericoloso per se stesso. Per se stesso perché è stato pericoloso. Ha scritto anche a me, ma l'ha scritto in un altro. Si è fatto del male sicuramente, perché ha avuto dei comportamenti che hanno infastidito e poi eccessivi. Continua a ripetere i suoi comportamenti eccessivi sia prima che dopo la detenzione, perché nel 2007 gli hanno dato una carcerazione preventiva e l'hanno buttato a Potenza in un carcere di massima sicurezza, veramente in cella coi mafiosi. Ecco, lì è uscito completamente pazzo, io dico, perché è da lì che ha cominciato a delinquere, nel senso che ha commesso dei reati che io non ritengo gravi, io da madre. Comunque perché tutto in un anno e mezzo rispetto a quello che sento di gente che ammazza e rimane impunita. La fuga del Portogallo, no? Che è stata una follia assoluta. Allora, la fuga del Portogallo l'ho detto persino al magistrato, per me non è un'evasione, lui si è spaventato perché non ha organizzato nessuna fuga, è andato via con un 500 e 200 euro. Tra l'altro, se posso dire una cosa, si è consegnato, Fabrizio, si è consegnato. Si è costituito da solo. È stato in giro quattro giorni. L'hanno preso a cascai e si è consegnato. Si era consegnato, è stato in giro quattro giorni. Va bene, comunque insomma ha fatto una serie di errori, ma questa cosa l'ha scavato la fossa praticamente. Voglio sapere da Andrea Romano, di Ronzulli, benvenuta tra l'altro, ci ha raggiunti, cosa pensano di questa vicenda? Perché c'è appunto, è un po', io so benissimo che il paragone con Eternit è assolutamente improprio, però io sento che c'è un punto sul buon senso in entrambe le vicende. Io ovviamente ho il massimo rispetto per il coraggio della signora, come dire, non solo è una madre, ma è una signora che difende le ragioni di suo figlio con molta energia. Al contempo, come cittadino, prima ancora che come parlamentare, io penso che dobbiamo fidarci della magistratura, non abbiamo altra scelta che fidarci della magistratura. L'Italia è uno Stato di diritto nel quale esistono vari gradi di giudizio e noi dobbiamo fidarci delle decisioni che ha assunto la magistratura, evidentemente su dati di fatto. Il caso di Fabrizio Corona è un caso ovviamente più visibile di tanti altri, dobbiamo anche ricordare che purtroppo in carcere, e lo ricordava adesso la signora, stare in carcere è sempre una tragedia. La vicenda di Corona ci deve anche richiamare sulle condizioni di vita di molti detenuti che sono meno noti di Fabrizio Corona e che condividono questo stesso destino. Io non ho altro da dire che non, come dire, consigliare la signora e Fabrizio Corona in questo caso di appellarsi alla grazia, che è l'unico strumento disponibile nei casi come questo, perché diritto italiano, essendo l'Italia uno Stato di diritto, non prevede la considerazione del buon senso riguardo alle sentenze. Siamo tutti uguali di fronte alla legge, anche quando siamo più noti. Poi parlo. Questo è, come dire, non posso, come lei capisce. Possiamo rispondere un attimo, Gabriele, e poi sentiamo il parere. Io non credo che siamo tutti uguali di fronte alla legge. Mi scusi, onorevole, perché nel caso di Fabrizio si sono veramente usati due pesi e due misure. Perché, ripeto, se lei dice che bisogna fidarsi alla magistratura, certo, per carità. Io sono la prima, discendo da una famiglia di magistrati, quindi si immagini lei, e di avvocati. Quindi non è che io non mi fido della magistratura, certamente mi sembra un po' strano che a Fabrizio gli siano stati dati 5 anni per una cosa che
non sta né in genere, perché non è un'estorsione aggravata. Questo non lo dico io, lo dicono gli avvocati, lo dicono le persone di diritto, lo dicono tutti, e ci sono le persone che sono rimaste impunite. Se questo, lei mi dice che c'è giustizia in Italia, non c'è giustizia. Guardi, dire che non dire c'è che... giustizia, perché abbiamo visto dei casi certo. recentemente allucinanti, di gente che ha ammazzato e massacrato di botte un ragazzo ed è rimasta impunita. Quindi mi dispiace, questo aggiungo è il mio parere da cittadina. No, ma ci mancherebbe, aggiungo solo una frase. Chiaramente non penso, dire che l'Italia è uno Stato di diritto non vuol dire che tutti i casi perseguibili sono effettivamente perseguiti. È chiaro che la giustizia è perfettibile, ci mancherebbe altro. Al contempo io non sono mai contento se qualcuno va in galera, questo come premessa. Chi mi conosce lo sa perfettamente. Però, ma ci mancherebbe altro. Infatti ho premesso il rispetto assoluto per lei e per la vicenda personale e umana di suo figlio, ci mancherebbe altro. Al contempo, ripeto, come cittadini non abbiamo altra scelta che fidarsi della magistratura e fare in modo che la magistratura lavori sempre meglio. Diversamente torniamo allo stato della giungla. Però dovrebbe esserci un modo che quando ci si trova di fronte a un'ingiustizia, per esempio nel caso di Fabrizio ha dei problemi seri. Per questo è l'istituto della grazia. Ha dei problemi seri di salute, è stato seguito dall'equipe sociosanitaria del carcere, ha una certificazione importante che prevede la sua fuoriuscita già immediata dal carcere, ha una pena alternativa dove lui possa essere seguito, recuperato, riabilitato e curato. Questo è impedito da questo famoso 4 bis contenuto nella sentenza di Trezeguet. Se lui non avesse avuto questa sentenza ingiusta, mio figlio già sarebbe a una pena alternativa e si potrebbe recuperare. Io non posso accettare che mio figlio mi perisca in carcere, non lo posso accettare, perché non è un criminale. Allora se la mettono così, mi mettano dentro i veri criminali, allora sto zitta. Ma se non mettono dentro i veri criminali, io continuerò a lottare finché non me lo mettono fuori dal carcere, mi scusi. E questa è l'unica cosa che posso fare. Io di questo non posso fare. Allora, ecco. Licia Ronzulli. Beh, sì, io intanto buongiorno. Francamente non credo sia giusto nascondersi dietro un filo d'erba come ha appena fatto Andrea Romano. Non ci sono soltanto le parole di una mamma. In questo momento credo siano parole di buon senso che tutte le persone di buon senso dovrebbero dire. Come si fa a fidarsi della magistratura quando ci sono errori clamorosi che la magistratura ha compiuto e nessuno ha pagato per questo? Questo è il primo dato, no? Se tu arrivi in pronto soccorso e un medico sbaglia, questo medico smette di fare il medico e paga le conseguenze dell'errore che ti ha provocato. Questa cosa nella giustizia non esiste, quindi a fronte di tantissimi errori che ci sono stati nella magistratura, nessuno ha mai pagato. Quindi già questo è un dato per dirsi, io non mi fido, perché se dovesse capitare a me, non mi sento tutelata al punto da dire se c'è qualcuno che sbaglia, poi alla fine pagherai, io verrò risarcito. Questo è il primo cosa. E posso dire una cosa? Poi ha un giudizio così netto sulla vicenda. Prima ci ha raccontato Gabriella che la politica è stata completamente latitante. Stavo arrivando. Il secondo punto è che è necessaria, ma non so per il caso di Corona in generale, no? Lei aveva appena citato Eternit prima, ma potremmo citarne tantissimi altri esempi. Una riforma della giustizia vera, concreta, che possa ridare fiducia ai cittadini. Poi, nel caso specifico di Corona, io francamente penso che sono lasciati a piedi... È stato un giudizio etico, secondo lei, su Corona, più che giudizio? È stato un giudizio, secondo me, mediatico. Non so se etico o no, ma sicuramente un giudizio che ha fatto parlare, che ha mosso... Cioè, Corona ha cavalcato la tigre mediatica che a un certo punto l'ha divorato. Serviva, a volte servono anche delle vittime sacrificali, servono dei capri, non lo so, io dico solo che ci sono tantissime persone che ammazzano, che violentano, che sono a piede libero, e io sentivo il caso di una mamma proprio settimana che mi parlava dell'aggressore involontario, perché guidava una macchina in stato di ebbrezza ha fatto 4 mesi in carcere, lei non ha più la figlia. Adesso francamente io mi chiedo... Noi abbiamo raccontato qui alla Rettina la storia di un signore che ha pugnalato per 16 volte una donna, perché queste pugnalate non l'hanno uccisa, non c'era la pugnalata mortale, è stato messo agli arresti domiciliari dopo 2 giorni. Dirvi insomma quanto è difficile parlare di questi temi. Io devo andare in pubblicità, anche di corta, sono in ritardo. Saluto e ringrazio Gabriella Corona.
tornerà a trovarci, continueremo a parlarne, insomma è un caso su cui bisogna continuare a ragionare, non solo per Fabrizio e per la sua vita, ma anche perché è un elemento di ragionamento importante per capire come funziona la giustizia nel nostro paese. Ringrazio anche Ivano Chiesa. E pubblicità, però rientriamo subito perché abbiamo invece la politica che incombe. Vi devo far vedere cosa ha detto Mariana Boschi pochi minuti fa sul tema astensionismo alle elezioni regionali. Grazie. Ministro, senta, parlando di politica, i risultati elettorali di domenica possono aver incrinato un po' questo patto del Nazareno, oggi è un po' scritto su tutti i giornali. Io credo che il percorso delle riforme costituzionali e della legge elettorale vada avanti a prescindere dai risultati che Forza Italia o altri partiti possono aver avuto alle regionali. Le regionali ovviamente non hanno inciso sul piano nazionale, comunque noi andiamo avanti perché sappiamo che è un impegno che abbiamo preso nei confronti dei cittadini, lo abbiamo preso tutti insieme, io spero che tutti insieme arriveremo alla fine di questo percorso. Noi comunque andiamo avanti, sto andando proprio adesso in Senato per questo, quindi vi saluto perché sto andando in Senato. Si va avanti perché abbiamo detto che è una esigenza e una necessità per il nostro Paese avere delle istituzioni che funzionano, avere una legge elettorale che quando sarà nel 2018 sia in grado di funzionare, ma che già esista oggi, quindi andremo avanti con il nostro lavoro e scusatemi ma vado in commissione per l'appunto al Senato. Interlocutore, scusami. Si va avanti, nessun dubbio, nessun tentennamento. Io ringrazio Giorgia Mennuni che ha intervistato pochi minuti fa Mariana Boschi, che usciva da, tra l'altro, da una cosa importante, perché oggi, lo sapete, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e lei è intervenuta all'evento Vince la partita più importante, quella contro la violenza sulle donne. Poi ne parleremo alla fine perché so che anche Licia Ronzulli ha voglia di parlarne di questo tema, di cui è sempre meglio parlarne di più che di meno. Rimane il tema che le elezioni in Emilia sono state le elezioni strane, ha votato il 37% degli elettori e ieri circolava la battuta mamma ha perso la base anche a sinistra. Noi abbiamo fatto un servizio dall'Emilia per capire cos'è successo, poi abbiamo con noi un politologo che ci darà qualche elemento in più per capire. Io faccio parte del gruppo che non sono andato a votare perché siamo un po' delusi innanzitutto di questo sistema politico italiano e poi stanchi. Alle prime elezioni regionali nella storia dell'Emilia-Romagna andò a votare il 96,6% degli aventi diritto. Era il 1970. Oggi, 44 anni dopo, si è presentato alle urne meno del 40% degli elettori. Un crollo inesorabile, uno shock per quella da sempre considerata regione modello in materia, cassaforte dai voti di sinistra. La mattina dopo il flop, i circoli del Partito Democratico sono chiusi. Ma i bolognesi come commentano? Molte persone che conosco, che sono sempre da stati di sinistra convinti, hanno perso la fiducia in quello che era il loro partito di riferimento. Se una regione come l'Emilia-Romagna, che è sempre stata attenta, partecipe, esprime questo dissenso, questo malcontento, credo che sia uno specchio dell'Italia. L'Emilia-Romagna ai tempi del PC era la regione in cui se non andavi a votare sembrava che fossi un criminale. Nella terra di Prodi, Bersani e Landini anche chi è andato a votare non l'ha fatto a cuor leggero. Che lo zoccolo duro del PD sia in crisi? Secondo me si è ammorbidito lo zoccolo duro. Io penso che il fatto che siamo sempre sotto votazione, in continuazione, poi la gente adesso è talmente arrabbiata. Sì, sono andato a votare. Non c'era nessuno, ma questo si sapeva anche dal giorno prima. La gente proprio, tutti, lei parli con chiunque, tutti dicono cosa andiamo a votare a fare, cioè cambia qualcosa. Il neoeletto governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha annunciato una giunta di rinnovamento, ma i cittadini cosa gli chiedono? Il governo e i politici di destra, sinistra o centro che siano dovrebbero dare una risposta al partito più grosso che c'è in Italia, che è l'astensionismo. Finché non ci mettono anche una tassa sul sorriso, ci metteranno un microchip che tutte le volte che ridiamo ci prenderanno un centesimo, alla fine dell'anno diranno tu hai riso quest'anno 450 volte, 45 euro di tassa.
Allora, eccoci qua, il Papa nel frattempo sta uscendo dal Parlamento europeo di Strasburgo, è stato interrotto 9 volte dagli applausi degli europarlamentari quando ha parlato specialmente di lavoro e di occupazione, ha avuto un colloquio privato con Matteo Renzi, che è il presidente di turno del semestre europeo, e quindi hanno fatto 2 chiacchiere alla fine del suo intervento applauditissimo. Rientriamo in studio, vi presento Massimiliano Panarari, politologo, saggista, consulente di comunicazione, e Emiliano soprattutto. Adesso voglio sapere da lei che cosa è capitato in Emilia. Beh, sono capitate tante cose, tante quante le spiegazioni che i signori e le signore bolognesi intervistati nel vostro servizio indicavano. Ci è vero che eri un criminale se non andavi a votare un tempo in Emilia? C'era una fortissima coesione sociale, una forte pressione, e tutti erano un po' più uguali e avevano comportamenti molto similari. Allora, all'interno di questa logica, era normale che nessuno si chiamasse fuori e andassero tutti quanti a votare come facevano gli altri. È anche una modalità di comportamento tipica di una realtà piccola e molto coesa. Precisamente, una dimensione comunitaria. Oggi, per cominciare, non c'è più quella dimensione comunitaria. Gli individui pensano di testa propria, risentono molto meno dei richiami. Benvenuti in Italia, cari emiliani. La mia regione, la Campania, l'abbiamo persa da decenni, la dimensione comunitaria. Precisamente, è la normalizzazione dell'Emilia, la secolarizzazione, che è un po' più simile alle altre regioni. E poi ci sono delle specificità locali. L'inchiesta giudiziaria su rimborsopoli e le spese pazze dei consiglieri regionali, che ha aumentato il disagio in una regione in cui gli standard erano che si pretendevano dei comportamenti da parte dei politici, diciamo, un po' al di sopra della media. C'era una lunga continuità, il terzo mandato di Vasco Errani, che si è interrotto traumaticamente con le dimissioni in seguito ad un'inchiesta, ha dato una sensazione di continuismo eccessivo in una regione che, come le altre e come il resto del paese, chiedeva novità. E poi ci sono delle tendenze nazionali, indubbiamente. Non esiste più il partito MAS, non esiste più il partito così forte. Ma è il partito della nazione, in cui tutti sono dentro ma si vota poco. È così, questo per capire. Non è quella la definizione. No, è efficace. È una fotografia però molto efficace, appunto. Efficace. Io sono un po' alla buona. Il partito della nazione sta molto in quest'ottica di secolarizzazione, nel senso che in tutte le democrazie liberali occidentali, democrazie del pubblico, si vota molto meno che nel passato, ed essendo anche la regione Emilia-Romagna più simile alle altre, c'è questa dimensione. Poi c'è un'altra specificità ancora, che è legata al fatto che il partito della nazione, o PDR, il Partito Democratico di Renzi, come qualcuno l'ha ribattezzato, sì, punta ad occupare lo spazio centrale e in questo a spingere sulle altre ali, a destra per esempio, dove la Lega non a caso ha fatto man bassa, e alla sinistra più radicale. Andiamo secondo la Lega, perché abbiamo collegata con noi Aurora Lussano, la ripresento, direttrice della Padania. Lussana, lei ha una cosa in comune con Rondolino, secondo me, perché lei dirige un giornale, il giornale del leader Matteo Salvino. Rondolino scrive su Europa, che il giornale del leader Matteo Renzi, due grandi leader con i giornali che chiudono. Tutti e due giornali. Solo in Italia poteva capitare. Eh sì. È andata così. Va bene. Allora, mi dica un attimo invece lei come... Perché io ho visto che ieri è venuto Salvini qui da me e non facciamo facili ironie che va dappertutto, perché era qui con noi nell'orario più importante per commentare la vittoria. Io l'ho visto solo qui da lei, devo dire. Ecco, bravo, esatto. Ha iniziato alle 8 del mattino. Ha mai visto Salvini così. Salvini chi? Però Salvini mi ha colpito. Sono mesi che non vedo Salvini. Era molto contento, naturalmente, del risultato, di aver doppiato Forza Italia. Però nel frattempo diceva questa roba della... Era meno ottimista, esatto, di Renzi sull'astensionismo, più realista. Non è così un problema. È verissimo. Mentre c'è la sacerdotessa del renzismo, Maria Elena Boschi, impegnata su queste ingolfate, vacue e, diciamolo pure, anche inefficaci riforme, mentre Renzi, col solito bullismo istituzionale che lo caratterizza, ha voluto... quasi anche con un atteggiamento sprezzante, definire l'astensionismo un problema secondario. Subito Matteo Salvini, ieri mattina in conferenza stampa in via Bellerio, ha detto che di fatto di fronte all'astensionismo in Emilia Romagna tutti hanno perso. Qui siamo di fronte a una disgregazione sociale, concordo con quell'analisi in studio, andiamo verso un'apatia sociale, quasi una sorta di alienazione dei cittadini, e questo è il nostro timore. Quando c'è un'assenza di partecipazione democratica vuol dire che c'è un sistema oligarchico, e la Lega in qualche modo potrebbe essere, e in Emilia lo ha dimostrato, una sorta di antidoto a questa apatia, a questo disimpegno dei cittadini.
E allora lì in Emilia Romagna si è raccolto quello che forse il PD non è più in grado di raccogliere, cioè un elettorato spaventato, impoverito, illuso dagli 80 euro di Renzi, profondamente anche sconvolto dall'incertezza fiscale, ma penso anche brutalmente, non si capisce quanto costerà l'acqua dal prossimo anno, non abbiamo ancora capito se ci va in bolletta il canone RAI a partire da gennaio. Tutte le imposte sulla ci casa, va, il Jobs Act, ha detto che c'è gente che dice... Giacomelli ha appena detto che ci va. C'è gente che dice, spero che non arrivi il Jobs Act perché perdo anche quei pochi ammortizzatori sociali che ho. Quindi un paese profondamente impoverito, Illuso, scusi, spaventato Lussana. Dal parolaio fiorentino. E allora la Lega, esatto. Ci auguriamo, come ha ricordato ieri Matteo Salvini, di poter intercettare anche... Il a proposito di parolaio fiorentino, come lo definisce la Lussana, vi faccio vedere chi ha detto ieri sull'astensione. Renzi, poi sentiamo i nostri ospiti, vorrei che Rondolino e Romano mi commentassero il bullismo istituzionale, che è una definizione non da poco. Vediamo Renzi ieri a Vienna cosa ha detto sull'astensione. Negli ultimi 8 mesi ci sono state 5 elezioni regionali. Che il nostro partito, il mio partito, ha vinto 5-0. Il fatto che in elezioni regionali non ci sia stata una grande affluenza lo trovo un elemento che naturalmente deve preoccupare e far riflettere, ma che se ne dica, oggi non è che ci sono tutti hanno perso. E le forze politiche che hanno contestato le riforme possono valutare i risultati che hanno ottenuto. Allora, Rondolino e Romano, rispondiamo al bullismo. Sul bullismo, 5-0 ha detto, Sì, però la parola bullismo detta da un esponente, ancorché molto graziosa, della Lega fa un po' effetto, insomma, la faccia gentile della Lega. Perché la Lega è quella che ci ha abituati a ben altre forme, altro che di cerodurismo, no? Quindi dal cerodurismo al bullismo già c'è un miglioramento. Già c'è un passo avanti, un miglioramento. No, ma comunque, insomma, adesso a parte le battute, dal punto di vista del sistema politico io posso capire che ci sia una preoccupazione in questa cosa del Partito della Nazione, perché il Partito della Nazione alla fine è una democrazia cristiana, no? Cioè un partito che occupa un'area della governabilità molto ampia e che quindi lascia alle sue estremità soltanto una forza di protesta radicale, com'è di fatto la Lega di Salvini, che non è... Oggi avrei letto come me che Maria Teresa Meli dice che Renzi addirittura potrebbe considerare un vantaggio avere come oppositore Matteo Salvini, perché così lui è quello che può governare e Salvini è quello che interpreta la protesta e si dividono i compiti. Infatti non sarà Salvini il leader della destra, su questo credo che ci sia un consenso unanime da parte degli, forse non di Salvini, ma degli osservatori sì, nel senso che non è che una destra radicale quella che sfida, diciamo la verità, cioè, è una cosa anche abbastanza banale quella che stiamo dicendo, no? Cioè la vince l'elezione chi conquista il centro. Il centro non è Casini, diciamo così, ma il centro è la gente normale, la gente poco ideologica, la gente che lavora, sì, la gente che magari destra, questa volta non ha votato. Io detesto inferire sulla Ronzulli, che mi è veramente simpatica, ma l'altra destra è uscita veramente con le ossa a pezzi. Aspetti che adesso adesso ti faccio commentare. Sì, però l'altra destra, attenzione, l'altra destra, cioè la destra di Berlusconi sta a vedere, non è che ha fatto questa campagna elettorale. Noi non c'è abbiamo Berlusconi. Fatto una campagna elettorale. Berlusconi ha gli arresti domiciliari. Oh, grazie, questo Rondolino, è. No, poi tu figurati, dirai molto meglio. Ma non è quello il problema, è un collaborazionista di Renzi, quello è il problema per Forza Italia. È l'azionista di Renzi, collaborazionista. Ora, diciamo, capisco la difficoltà della direttrice della Padania che è stata privata del suo giornale, però non è che a forza di insulti si afferma un pensiero. Io sulla Lega, vedo che la Lega sta riempiendo un vuoto politico che c'è a destra, nel senso che è chiaro che la destra, e questo mi riferisco soprattutto all'onorevole Renzulli, che certamente risponderà molto bene, a destra non, povero si, capisce, Monti. A destra non si capisce assolutamente cosa povero succede. Monti. Guardi, sì, poveri noi, quando avete governato l'Italia l'avete ridotta nel modo disastroso in cui l'abbiamo povero trovata. Povero Monti, tre anni di recessione. Facciamo perdere, ce ne ricordiamo tutti. L'hai abbandonato anche tu, Monti, va.
guardi, le sono il molto candidato Monti si è andato nel PD, forse avevamo ragione. Le sono molto solidale. E ci auguriamo che Berlusconi, dopo che ha sostenuto con lei, Monti, Renzi, sono molto solidale con lei. Sono molto solidale con lei perché non ha più il suo giornale e la prego di rispettare quello che sto dicendo senza prendermi a male parole. Se vuole prendermi a male parole, faccia pure. No, detto guardi, questo, le viene da ridere, Teresa contenta di lei. Bene, Madre Teresa di Calcutta, ci ha spiegato. Dopodiché, a destra c'è un vuoto che prima o poi sarà riempito. Salvini lo riempie come lo sa fare lui, cioè era un partito, quello di Salvini, che come dire, fino a 6 mesi fa parlava di Padania, no? Il giornale che dirige la gentile signora si chiama Padania, oggi parla un po' d'Italia, un po' di Russia, ora ieri ha detto che è, diciamo, grande... Per non parlare della Corea del Nord. Della Corea, molto geloso di una signora che si chiama Jean-Marie Le Pen, che è stata finanziata da Putin. Insomma, siamo di fronte ad un partito che, per carità, grande rispetto per chi fa politica, con grande cinismo e anche mancanza di inibizione come fa Salvini. Dopodiché voglio vedere... Ma il cinismo siete voi con vedere, la riforma Fornero. Ma non si arrabbi, ma non si arrabbi. Qui si litiga uno alla volta. Ma noi non voglio litigare. Vorrei dire pacatamente un pensiero senza che la signora si nervosisca troppo. La vedo molto agitata, si calmi, non so. Non litighiamo, è inutile. Diciamo la nostra opinione. Quindi dice Romano, Salvini è spregiudicatissimo. No, è spregiudicato, in politica si fa anche così, dopodiché poi gli italiani non è che sono tutti con la lana al naso, vedranno un partito che è nato parlando di Padania, dicendo che gli italiani sotto l'Arno erano tutti dei puzzolenti, ora viene Borghezio a Roma a farci la lezione, prima o poi tirano le somme. Dopodiché un partito come chiamiamolo il Partito della Nazione, il Partito Democratico, io non so se sia la Democrazia Cristiana, però certo non vuol dire questo grande partito che si sta costruendo che sia un partito che non fa le riforme, anche perché queste riforme le stiamo facendo e sono l'unica risposta per rispondere all'astensione, perché teniamoci, non è che a chi si astiene si può rispondere dicendo hai ragione. Certo che bisogna dare delle risposte diverse da quelle che è passato, ma riformare chi si astiene di solito pensa tanto inutile che voto perché non cambia siccome niente. Siccome sta cambiando qualcosa, poi grande rispetto per chi dice come la signora che non sta cambiando niente, però siccome le cose stanno cambiando sulle istituzioni, certo, in economia, il mercato del lavoro, job act che approveremo oggi, è una riforma importantissima di un mercato del lavoro che ha scoraggiato le imprese ad assumere. Questi sono dati concreti. Poi è naturale che l'astensione sia un problema, io non minimizzo affatto, penso che l'astensione sia un grande problema. Dopodiché l'Italia degli anni 70 era un'Italia vecchia di alcuni secoli rispetto a quella che conosciamo oggi. Addirittura i politologi sostengono che nei paesi in cui si vota sopra il 90% c'è un problema con la politica, nel senso che ci si aspetta troppo dalla politica. Lo diceva Rondolino all'inizio. Non è un caso che nei paesi, tra virgolette, normali ci siano tassi di astensione normali. Dopodiché non è che va tutto bene, bisogna rispondere all'astensione, bisogna rispondere facendo le riforme. Voglio sentire Licia Ronzulli, sì, a cui leggo due agenzie di Salvini, tanto per rimanere in tema. Siamo noi la luce in fondo al tunnel e la gente lo sa. E poi, leader del centrodestra, ci vogliono le primarie dentro il centrodestra, chiede Salvini, e poi chiede un faccia a faccia con Renzi, lo farebbe anche domani. Vabbè, allora intanto Salvini è stato bravo, non è che bisogna negare dei risultati che secondo me però vanno analizzati così e visti da più lati per avere poi uno sguardo oggettivo, il più oggettivo possibile. Partiamo dal mio partito, no? Senza guardare gli altri. Allora, Forza Italia sta sicuramente vivendo una crisi di identità, se la vogliamo chiamare così, nel senso che probabilmente il nostro elettorato ha subito qualche contraccolpo, magari dalla non mancata comunicazione, ma forse proprio dall'errata comunicazione. Qualcuno ha pensato che i nostri valori, quello su cui noi abbiamo sempre battagliato, cioè, se Renzi fa identitario, tanto vale votare Renzi, hanno pensato. No, quel tanto vale non mi piace, però non è colpa nostra se le ricette economiche proposte da Forza Italia le porta avanti anche Renzi. Noi abbiamo sempre pensato che in questo momento c'era da mettere davanti un bene superiore, che al bene del paese, e quindi una opposizione che qualcuno ha chiamato responsabile, a me questo non fa impazzire, diciamo, la chiamerei forse più puntuale, più precisa, come la chiamerei io che sono qui tutte le mattine? Invisibile. Ma l'opposizione dipende, invisibile. Allora, vede, probabilmente quello che lei sta dicendo è il motivo poi per cui i nostri elettori non sono andati a votare. I nostri non hanno votato Lega, io non sono convinta di questo. Poi in Emilia, per carità, noi abbiamo ceduto il presidente candidato, quindi il candidato era della Lega, si sa che il candidato presidente fa anche da traino. C'è da dire che Matteo Salvini era in televisione dalle 7 del mattino a mezzanotte
In tutte... No, ma non è una critica, scusa Luciana, scusami Luciana, non è una critica, sto dicendo il nostro leader non può andare in televisione, il nostro leader non può fare campagna elettorale, il nostro leader non ha potuto andare né in Emilia Romagna e né in Calabria, cioè ma questa evidentemente è una mancanza. Il partito unico capito? Del Nazareno. Noi non lo stiamo sostenendo. Il partito unico del Nazareno. Noi abbiamo fatto un'altra cosa, noi ci siamo seduti. Scusa, prima cosa a lei, oggi fate un ufficio di presidenza. Tutto ha chiesto di spostarlo, prima cosa, secondo lei sarà spostato o no? Questo non glielo so dire, guardi, a un'ora fa c'era. Sì, c'era, nel senso che seconda domanda, il fatto del Nazareno, come dicono oggi, i tre quarti degli osservatori autorevoli della politica italiana, è a rischio dopo questo risultato elettorale? Secondo me no, ma bisogna chiarire qual è, cioè, nel momento in cui si parla della legge elettorale, noi ci sediamo a scrivere questa cavolo di legge elettorale, però dico anche, e diciamo anche, non siamo così preoccupati. Se Renzi vuole andare domani a votare, sciogliamole queste camere, non viviamo più nella democrazia, siamo con un Parlamento sì, che con la consulta peraltro ha detto che ci sono tutti i parlamentari. Vabbè, che non sapere, sono però, neanche... Dopo la al politologo, se a questo punto a Renzi forse conviene non far più il patto del Nazareno con un signore che non rappresenta più tutta l'opposizione, questo però è un tema a cui arriviamo dopo. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo perché abbiamo da raccontarvi anche il tema delle case occupate, le case popolari, insomma, un temone. Mondo italiano, italiano. Furgoni blu al posto delle auto blu. L'ultimo escamotage per evitare i tagli decisi dalle finanziarie sulle macchine di servizio arriva dalla regione Liguria. Non potendo acquistare nuove vetture, l'ente guidato da Burlando ha pensato di noleggiare 4 veicoli commerciali che non rientrano tra quelli messi all'indice dal governo e di destinarli lo stesso al trasporto di funzionari e dei componenti della giunta. Un modo per aggirare la legge? Trattasi di spesa per veicoli adibiti al trasporto promiscuo, come definiti dall'articolo 54 del Codice della Strada. Tetto fissato dalle finanziarie non comprende i furgoni e quindi si scelgono i furgoni per eludere la legge. I nuovi furgoncini si aggiungeranno al parco macchine di 67 veicoli già a disposizione della Regione, per una spesa aggiuntiva che per 3 anni di noleggio supera i 90.000 euro a carico dell'ente pubblico. E noi abbiamo 1.000 dipendenti, abbiamo gli ispettorati agrari, le poste, quindi abbiamo preso questi 4 doblò, rottamiamo le Panda ed è possibile anche che i doblò, così come le Panda di adesso, quando gli assessori vanno in giro per la Regione, è possibile che usino quei mezzi. Rottamazione o meno, quello che però indica la legge è un'altra cosa. Per la spending review tutti gli anni fissano dei parametri che sono restrittivi rispetto agli anni precedenti. Quindi non è che si possono sostituire mantenendo gli stessi parametri. Per questo si scrive proprio che non sono autovetture ma sono autocarri, perché le autovetture devono essere ridotte e quindi non si possono nemmeno sostituire se l'italiano non è qualcos'altro. Allora, caro Panarari, senza nulla togliere la sua scienza, la mia idea empirica è che queste regioni non si possono più vedere. Cioè, la gente non va a votare per le regioni, perché le regioni sono diventate la summa di tutti i mali della politica italiana. Addirittura il trucchetto che giri col furgoncino perché non puoi più usare l'automobile. Cioè, è il paradosso assoluto. Fatta la norma, ha trovato l'inganno. Esatto. È molto italica questa cosa. Sì, le regioni sono diventate un po' un capro espiatorio, ma ci hanno messo molto del loro. Ci hanno messo molto del loro nel diventare delle grandi strutture burocratiche, che a differenza per esempio dei comuni non rispondono direttamente ai cittadini, i cittadini non impattano dal punto di vista dei servizi e delle loro esigenze, e quindi in una fase in cui l'antipolitica, il populismo, ma anche un fastidio ed un disagio assolutamente comprensibile da parte degli italiani sono esplosi, in questo caso nelle elezioni regionali naturalmente la in cosa Emilia è diventata dirompente. In Emilia siamo messi a casta, hanno fatto molte cose da casta in Emilia? In Emilia c'è stato il caso dei consiglieri regionali e delle famose spese pazze di Rimborsopoli, cose assolutamente incredibili, nelle quali da cene pantagrueliche a base di ostriche fino addirittura al caso incredibile che tutti avete raccontato dello scontrino relativo ad un sex toy inserito tra i rimborsi, le persone sono letteralmente esplose. E l'altro elemento è che... Io certe volte penso che vengono presi da cupo di soldi, come puoi comprare un sex toy con i soldi? Consigliera del PD...
Cupio di soldi. Del PD, questa era per aver Romano. Però le mutande verdi di Cota ce le ricordiamo, come dire. Cioè, no, visto che Romano si eccitava con le mutande verdi di Cota, ora può citarsi questa ex toy della consigliera del PD. Le mutande verdi hanno il per favore. Sì, sì, pensi alle mutande verdi, Romano. Vi lascio questa immagine. Le regaleremo un set di mutande verdi perché si tranquillizzi. Possiamo farvi conoscere. Cota è la consigliera del PD. Voglio arrivare a una cosa. Voglio dirvi poi qual è la distanza con me. Perché stiamo parlando di queste cose che riguardano, diciamo, le follie di una certa casta. Nel frattempo poi invece succede che le case vengono occupate, che ci sono gli sgomberi. A Milano adesso, pochi minuti fa, le forze dell'ordine hanno effettuato lo sgombero di un appartamento occupato in via degli Apuli, zona Giambellino comunque, Apuli, dove si era insediata una famiglia marocchina. C'era per noi lì Francesco Magnani che ci ha mandato... Fresche, un minuto di immagini, vediamole così capiamo anche poi qual è il clima in cui ci muoviamo invece. Allora, non so se vi rendete conto, questa è un'immagine girata pochi minuti fa, una famiglia marocchina viene sgomberata da un appartamento, arrivano 70 persone e attaccano la polizia, come arrivano avete visto. Arrivano 70 devastati mentali. Cosa? Io mi incazzo quando vedo questa roba, un po' da figlia del carabiniere, forse viene fuori il DNA, a me vedere che i poliziotti debbano lavorare in questo modo, quindi perdiamo una così flotta di poliziotti che anziché stare... Ci sono tanti, appunto, devono stare lì a prendersi botte da dei devastati. Stati mentali, pericolosi, psicolabili, persone che non vogliono, che escono dai centri sociali per andare lì a menare i poliziotti per evitare lo sgombero. Ma stiamo dando i numeri, ragazzi, ma è questa la gravità. C'è qualcuno che però evidentemente questi centri sociali li appoggia. Ricordiamoci che Pisapia ha fatto la campagna elettorale dicendo che occupare non è un reato. Ricordiamoci che Pisapia ha fatto anni a difendere i centri sociali che lavoravano in questo modo. Cioè io qualcuno si deve prendere delle responsabilità. Responsabilità, no? perché appunto, francamente che delle persone che svolgono il loro mestiere e che rischiano la vita tutti i giorni per difendere la nostra di vita, vanno là a prendersi delle botte. Cioè, ricordiamoci anche che per evitare gli sfratti, quando ci sono dei minorenni, deve uscire l'assistente sociale, e c'è chi l'assistente sociale non lo fa uscire da quel comune amministrato da Pisapia. Io mi incazzo e mi indigno davvero. Scusate, allora, le parole, ti faccio vedere un'altra storia che riguarda Padova, poi ci arriviamo, perché naturalmente questo tema degli casi occupati è un grande tema, perché vedere uscire una donna con due bambini da una casa è una cosa che fa male, però c'è la legalità, c'è la gente che quelle case le deve avere. E ci sono altre famiglie con altri bambini che magari non c'è anche l'incubo che ti occupano la casa, perché lì dalla città c'è tanta gente che non escono più da casa per comprare il pane. Casa sì, tutto vero. Andiamo a Padova, vediamo Padova e poi sentiamo Romano. Sono entrati da lì la penultima volta in agosto. Mi hanno sfondato lì che c'era un telaio. Uno vive sempre in preda a una certa minaccia. Li ho trovati anche a letto, ad esempio. Vediamo chi si stanca prima. Tra lei e gli abusivi che occupa? Sì. Ereditare una casa dalla suocera deceduta doveva essere un fatto positivo e invece per una coppia di settantenni è diventato un incubo che si ripropone ogni mese. Qui siamo a Padova, non lontani dal centro, e la villetta che vedete alle mie spalle è stata occupata ben 13 volte in appena 5 anni. I proprietari, una coppia di anziani, sono ormai esasperati. Sembra la sceneggiatura di un film, la storia della famiglia Marangon, alle prese con continue occupazioni, di media uno ogni 3 mesi, nonostante porte e finestre siano sprangate dall'interno. Ho messo delle lamiere e degli elementi che dopo
quando sono entrate dalla finestra hanno tirato via i paletti. Non basta, ma se vogliono loro sfondano la casa, demoliscono. Gli ultimi a bivaccare in questa abitazione singola, due piani un po' isolata, sono stati quattro nordafricani qualche giorno fa. Il signor Paolo, in pensione, è arrivato qui come ogni mattina per sistemare il giardino e se li è trovati di fronte. Un incrocio di sguardi e gli occupanti si sono allontanati come nulla fosse. Non sono scappati. No. Come fosse la cosa più naturale in questo mondo. Il danno e la beffa. Alcuni mesi fa degli inquilini abusivi hanno lasciato aperta la pompa dell'acqua e il proprietario, come se non bastasse, si è visto recapitare una bolletta di 1.300 euro. C'è un senso di impotenza generale. Siamo una società di frontiera, siamo diventati improvvisamente. Ormai logorato, i carabinieri ha lasciato una copia delle chiavi, ma è servito a ben poco. La casa continua ad essere approdo e rifugio di famiglie intere di extracomunitari. Per cui l'ordine pubblico non esiste più, emerge la violenza e allora scappiamo tutti dall'Italia. Io provo solo un senso di insicurezza per le persone che sono abbandonate a se stesse. Senso di insicurezza, dice questo signore. L'altro giorno facevamo vedere un servizio in cui una signora anziana della quartiere di Tor Sapienza ci diceva che lei, quando è andata in ospedale, ha chiesto di rientrare prima, di essere dimessa prima, perché aveva il terrore di trovare la casa occupata. Questo tema c'è, e quindi anche quando si parla di razzismo bisogna stare attenti, perché se poi una persona come quella comincia a... quindi ha degli atteggiamenti aggressivi nei confronti degli extracomunitari, c'è un vissuto dietro, questo è il tema. Assolutamente, no, sono, diceva, società di frontiera, per l'appunto. Io, se posso dare un consiglio all'onorevole Ronzulli, non me la prenderei con Pisapia, con tutte le magagne che ha Pisapia, perché fenomeni come abbiamo visto ora sono fenomeni diffusi in tutte le amministrazioni, purtroppo, che hanno visto non solo un fenomeni di, come dire, di degrado sociale, ma anche il crollo dei servizi in questi territori. Il crollo dei servizi nella mia città, guarda, è sicuro che Pisapia li ha tagliati crollo dei servizi che rende sostanzialmente invivibili queste zone, sono crollo dei servizi che si è molto rafforzato in questi anni. Dopodiché dobbiamo dire che intanto che la legalità va sempre difesa, e in questo caso non è che c'è il diritto della famiglia con bambini ad avere una casa, in questo caso è la legge del più forte, per cui chi ha più spranghe sfonda una porta, entra in una casa, anche quando esistono delle graduatorie. Anche in questo caso noi dobbiamo ricordare che l'Italia è e deve rimanere uno Stato di diritto, in cui si va in una casa popolare soltanto se si vince la graduatoria, il diritto a farlo. Poi è chiaro che questo governo qualcosa ha fatto da questo punto di vista. Ricordo che uno dei primi provvedimenti del governo Renzi nel marzo scorso fu le misure per l'emergenza abitativa, che stanziarono circa un miliardo, oltre un miliardo appunto, per quella che è sempre più un'emergenza abitativa in questo paese, oltre a rafforzare le punizioni per chi occupa una casa oltre un certo numero di volte viene escluso automaticamente dalla graduatoria, perché oltre a difendere il lavoro sempre coraggioso, il Teatro Valle, sono rimasti dentro due anni, il Comune gli ha pagato le bollette, cioè delle cose strane succedono in questo ambito. Poi diciamo, per fortuna il Teatro Valle è stato anche lì, Marino, che aveva iniziato sbagliando, a un certo punto si è ravveduto e per fortuna ha assunto una posizione molto più saggia sul Teatro Valle. Però appunto bisogna anche reprimere, oltre al lavoro coraggiosissimo delle forze dell'ordine che vanno sempre difese in questi casi, però bisogna adottare pene ancora più severe per chi occupa una casa, e da questo punto di vista sono state fatte delle cose. Il punto fondamentale, ripeto, è quello dei servizi. Lei citava Tor Sapienza. Tor Sapienza è una zona, come dire, nel quale sono emersi episodi di razzismo al di là della responsabilità individuale di chi dice, di chi esprime sentimenti di razzismo. Però noi dobbiamo fare di tutto perché quelle gente che abita in quelle zone sia messa in condizioni di vivere normalmente. Quella diciamo è una zona... che Tor Sapienza sarà buttata la benzina sul fuoco, perché se tu metti in uno stesso luogo il campo rom, le case occupate. Però ricordiamo anche con tutti davvero i guai che ha combinato Marino, e secondo me Marino ha fatto moltissimi errori, che questa città, Roma, della quale parliamo, è stata amministrata per molti anni da un'amministrazione Alemanno, che aveva fatto della sicurezza la sua bandiera, e è finita come è finita. A Tor Sapienza c'era il caso famoso del centro carni, no? Che l'amministrazione Veltroni aveva destinato ai servizi sociali. Quando è arrivato Alemanno, per tappare il buco che c'era all'Ama, e ricordiamo la parentopoli dell'Ama, ha destinato quello che doveva diventare un centro per i servizi sociali all'Ama. Risultato, gli abitanti di Tor Sapienza non hanno più avuto il centro anziani, il centro sportivo, tutte quelle cose che avrebbero reso meno difficile vivere a Tor Sapienza e forse anche meno drammatico convivere con realtà a disagio come sono quelle degli allora, immigrati. Allora, volevo leggere un'agenzia, Fabrizio Rondolino, di Matteo Renzi, dopo il colloquio col Papa. Dice: sono assolutamente d'accordo quando il Papa dice che occorre tenere insieme forme di flessibilità alla necessaria stabilità del posto di lavoro, esattamente il senso di quello che stiamo facendo noi in Italia. E si riferisce, immagino, al Jobs Act, che oggi dovrebbe essere tutto questo approvato, a quanto pare. Questo pomeriggio. Che dici, Fabrizio? Ma io terrei separato
il cielo dalla terra, il Papa dalla politica. E, ma nel sai, senso, quando uno è affetto da incontinenza verbale, questi sono i risultati, che non riesce a distinguere no, i piani. No, nel senso che questo Papa lo diceva, forse tu stesso lo dicevi, un Papa conosce il problema, di sinistra, tra virgolette. Perché... Sì, sì. L'incontinenza verbale l'ha frequentata un po'. Te la sei voluta questa. Regalata, calcio di rigore. Vabbè, c'è qualche... Però c'è sempre modo per ravvedersi. Qualche... No. No, perché nel senso che questo Papa, no, adesso volevo dire una cosa sul Papa, perché tu stesso dicevi appunto di sinistra, no? Sembra di sinistra, non, per carità, vero, dice cose che tendenzialmente magari non piacciono a tutti, ma insomma che comunque suscitano grande, però è il Papa, cioè, voglio dire, il suo mestiere, un mestiere veramente molto diverso da quello dei politici, non soltanto perché lui può permettersi di dire cose che magari un politico non osa o non potrebbe, ma soprattutto perché lui non deve fare niente, tra virgolette, non è che deve realizzare le cose, lui dà delle linee, delle indicazioni che per carità hanno una grande importanza e che molti di noi seguono o comunque a cui si ispirano, però legare così strettamente secondo me è un po' un errore, perché poi uno rischia anche poi di incorrere magari anche poi in contraddizione, perché chissà poi lui che cosa dice domani, nel senso che sono due percorsi molto diversi. Allora, il Papa tra l'altro sta parlando al Consiglio d'Europa, ha parlato, come avete visto nella prima parte della puntata, al Parlamento Europeo, ed ora invece è al Consiglio d'Europa dove sta tenendo il suo secondo discorso. Volevo farvi vedere invece un'altra cosa, perché in questi giorni abbiamo molto parlato non solo di questo tema, delle periferie, le case occupate, abbiamo molto parlato anche del dissesto del nostro paese, dei rischi che questo paese corre tutte le volte che viene giù un po' di pioggia. Abbiamo scovato in Toscana, a Calenzano, il comune più sicuro d'Italia. Secondo me è una storia che ci dice molto di come andrebbe governato il nostro paese. Guardate. Mike Sovelè. Mentre una parte d'Italia frana col maltempo, c'è un comune per due terzi montuoso e attraversato da quattro corsi d'acqua che invece è sicuro. Siamo a Calenzano, la cittadina toscana alle porte dell'Appennino, sta in cima al rapporto ecosistema rischio di Legambiente con la Protezione Civile. Qual è il segreto di Calenzano? Il segreto di Calenzano è aver programmato in tempi certi quelle che sono le opere, l'investimento sulla prevenzione e la manutenzione costante. Dove ha trovato i soldi? In barba alle polemiche sul patto di stabilità, si tratta semplicemente delle risorse previste ai comuni da Stato e enti locali, spalmati in 20 anni di buona politica. Significano certamente rinunciare a degli investimenti in corso d'anno per fare cose più immediate. Ma vediamo come Calenzano è diventata virtuosa. Innanzitutto gli investimenti sulle casse di espansione. L'acqua entra da questa derivazione sui torrenti che divide i flussi, per cui metà entra in cassa e metà rimane in corso del torrente. Allora, quest'opera è costata circa 2,5 milioni di euro e è stata realizzata 10-12 anni fa. Ogni anno abbiamo fatto anche un pezzetto di opera straordinaria in modo da tenere sempre l'efficienza e l'argine. Qui era stato tentato negli anni 60 di fare delle lottizzazioni di case, ma poi il comune con il piano regolatore le fermò. Altro invaso per rallentare il corso delle acque. Ma il bisogno è un bacino antincendio di 30.000 metri cubi di acqua. Insomma 8-9 milioni di opere più 200.000 euro l'anno di manutenzione ordinaria e straordinaria per scongiurare un'emergenza che sarebbe ben più costosa. Ovviamente facendo i dovuti scongiuri. Un abitante di Calenzano è sicuro? Oddio, diciamo di sì, come dire, tranquilli non si può stare mai. Allora, proviamo a fare una riflessione sulla buona politica, al netto della scaramanzia, no? Cioè, se tu fai le opere per tempo, le fai bene, usi i soldi per fare una cosa che forse non ti porta a un consenso immediato, perché è più figo inaugurare qualcosa di nuovo che non fare una vasca per evitare che il fiume straripi, però poi la sicurezza c'è.
Infatti, perché la buona politica è quella, sembra una cosa retorica, ma la buona politica è quella che guarda all'interesse generale, e il caso di Calenzano è evidente, l'interesse di tutti gli italiani, di tutti i cittadini di Calenzano, poter vivere su un territorio sicuro. E soprattutto semina lungo il tempo ed ha capacità di previsione. Questa è una cosa che la politica attuale da molto tempo a questa parte fa fatica a registrare, un po' perché le opinioni pubbliche cambiano umore molto velocemente, ma proprio per questo l'unica soluzione per la buona politica è quella di programmare e prevedere. E di riuscire ad andare oltre il proprio naso per individuare nell'interesse di tutti gli italiani, che sicuramente molto oltre la siepe e l'orizzonte, quello che si può fare. Quindi le riforme non possono essere programmate minuto per minuto, altrimenti si finisce davvero preda di uno stato di schizofrenia o di incontinenza, non solo verbale. Sta dando dello schizofrenico a Renzi. Sintetizzando alla Ronzulli, no, adesso. Sì, no, perfetto, quindi è una sintesi alla Ronzulli, non avevo assolutamente detto questo. Stavo parlando della classe politica in generale. La classe politica. No, abbiamo avuto un cronoprogramma di Renzi che è esattamente quello che lei ha descritto fino a due secondi fa, e ha appena finito di dire che non si possono fare i cronoprogrammi con questo, perché altrimenti si rischia di essere schizofrenici. No. Quindi. Se posso finire il Panarari pensiero rispetto a. Si dissocia da quello che ha detto. Panarari. No, se posso finire il Panarari pensiero interpretato, diciamo, in maniera molto efficace dalla Ronzulli. Quello che vale per tutta la classe politica, naturalmente. Noi e l'opinione pubblica passa il tempo ad interessarsi a quello che fanno i leader, ed è un problema generale di tutte le leadership, che se vogliono essere durevoli, tutte quante, da Renzi a Berlusconi, naturalmente, devono provare a costruire una pianificazione lungo il tempo. Perché che succede oggi pomeriggio? Insomma, a parte oggi pomeriggio, in assoluto, io oggi leggo delle dichiarazioni tremende di tutti, Fitto, Capezzone, Bianconi proprio una roba, andasse ne andasse, meglio prima se ne va meglio è. Ma io sto succedendo? Quel partito eravate così ordinati una volta. Ma francamente non. Non rida, Lussana, quanto è cattiva che ride per le disgrazie di Forza Italia. Bianconi. No, non credo. Non aiutano. Sicuramente queste così parentesi di uno e dell'altro esponente in un momento così a 24 ore da una. Sconfitta che è la sconfitta del paese, che è la sconfitta della democrazia, perché se il 63% delle persone non va a votare vuol dire che non si fida più di tutta la classe politica. Poi io in quel 63% vedo anche francamente una sfiducia verso il governo, in particolare in quella regione, in Emilia Romagna, però è evidente che tutti abbiamo perso e tutti abbiamo fallito, quindi stavo per dire, mi sta aiutando, la ringrazio. L'eccessiva felicità nel descrivere le vittorie delle regioni come se fosse una partita di tennis piuttosto che di calcio, io lo trovo francamente una mancanza di rispetto verso l'elettorato che ha deciso di punirci con l'unica arma che ha, che è quella del non voto. Evidentemente noi, io parlo per Forza Italia, in questo momento una lezione l'abbiamo presa, è stato più che uno schiaffo, direi che è stato proprio un calcio nel sedere, e da alcune lezioni uno deve così imparare degli errori, no? Perché devi venire più spesso a Roma, non tu, perché le sue colleghe sono tutte invece in brodo di giuggiole per Renzi, lei la vedo bella. No, non credo. Non credo sia così, però come dicevo prima ci sono tanti dati che vanno osservati, non solo questo, il primo punto, ricordiamo uno su tutti, quando Berlusconi per un anno. Cioè, quanto è deluso, quanto è dispiaciuto. Ma noi ce l'aspettavamo, Berlusconi se lo aspettava, cioè cosa ci aspettiamo? Lui non sta facendo campagna elettorale, io volevo ricordare che quando lui per un anno non si è occupato del partito, quando con Angelino Alfano siamo andati all'11,7, in 15 giorni di campagna elettorale, 15, e con non tutte le disposizioni, tutte le televisioni a disposizione, non dalla mattina alle 8 alla sera alle 23, Berlusconi ha, io parlo le rispondi anche Romano. Pubblicità, pochissimi minuti. Mondo italiano. Italiano. Allora, Alicia Ronzulli stava concludendo il suo ragionamento e poi però Ronzulli aveva un'obiezione, cioè dice: è vero che Berlusconi l'altra volta recuperò enormemente attraverso la TV, però il competitor era Bersani.
Ma no, io parlavo di un dato nostro, cioè noi abbiamo raddoppiato i nostri voti, raddoppiato il nostro consenso, quindi parlo dei nostri elettori. Quindi lei dice che avesse sdoganato Berlusconi, che può andare in televisione, può fare campagna elettorale, può fare campagna elettorale, non avete problema della leadership voi. Non abbiamo? Il problema della leadership. No, in questo momento per noi il problema della leadership non si pone, perché per noi Berlusconi è il leader indiscusso, e quindi proprio è un assioma. Può piacervi, non può piacervi, francamente all'elettorato... Non per tutti però, Ma guarda, fitto questo assioma, secondo me non è girare e capire che non è così, bisogna sentire la militanza, però bisogna assioma, sentire cosa dice. Sì. No, ma però è un assioma che si scontra un po' con la biologia, nel senso che prima o poi il tema di leadership si porrà lunghissima vita a Silvio Berlusconi, però politicamente, per carità, politicamente è chiaro che c'è un tema di questo tipo ed è un tema inevitabile, normale, oltre al tema politico. Abbiamo detto all'inizio, voglio ripetere, il centrodestra mi pare che non stia in buonissima salute. Io poi penso che ci serva all'Italia un partito di centrodestra. Serve all'Italia un partito di centrodestra. No, ma che morale? Cioè, serve all'Italia un partito di centrodestra. Non puoi parlare di problemi di centrodestra quando la scelta civica ha fatto dei risultati che neanche la schedina del Totocalcio che giocava mio padre. Il PD adesso, e adesso appunto poi passato siccome hai bisogno di scelta civica ha almeno il merito di aver impedito che voi vinceste le elezioni del 2013. Questo è un grandissimo merito. Grazie al quale Silvio Berlusconi non è al Quirinale. E di questo facciamo una puntata ad hoc. Esatto. Io adesso ritorno invece un attimo a un tema che mi sta molto a cuore. Oggi è il 25 novembre, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ecco qui, questo è l'International Day for Elimination of Violence Against Women. Ci saranno molti eventi in giro per il mondo. Ieri il Ciro Ronzulli su Twitter ha postato una sua foto con un occhio nero. Un po' shock. Un po' forte. Sì, volevo dire, ne approfitto, sto benissimo, nessuno mi ha picchiato per era ora. Era un simbolo. Per ora, però è proprio questo che deve passare. Potrebbe capitare ad ognuno di noi. Quindi, facciamo vedere il nostro braccialetto. Si chiama Tatu, ce l'abbiamo sia Ricciardo Ronzulli che io. Ed è un bracciale che le donne devono mettere perché è la bandiera delle donne che non hanno paura. Si chiama Niente Paura l'associazione. Le donne non devono aver paura di denunciare quello che le accade, anche di mandare a quel paese gli uomini che le fanno pensare che l'amore possa essere violenza. Non è mai violenza l'amore. Pubblicità, telegiornale della 7, Rossa, domani mattina ci vediamo qui alla stessa ora. Come sempre, grazie ai miei ospiti di essere stati con noi.